visto come generalmente i media comunicano, ma cosa più importante, abbiamo fatto il punto sulla velocità della comunicazione, quindi quanto è diventata oggi veloce la comunicazione, quanto è importante la veridicità delle fonti e come è indispensabile che le notizie vengano veicolate nella maniera giusta. Noi cerchiamo di capire adesso il ruolo della comunicazione istituzionale nello scacchiere della tutela della salute pubblica. A fare il punto della situazione con noi l'addetto stampa dell'Istituto Superiore di Sanità, la dottoressa Mirella Taranto. Buongiorno e grazie, sono molto felice di essere qui vicino ai ragazzi che spero non sceglieranno mai di fare i giornalisti, però so che questo liceo farà, perché il giornalismo sta cambiando come vedremo, e mi pare che abbia una specializzazione biomedica e quindi auguri veramente, perché questo è bellissimo, lo studio della scienza e delle implicazioni sanitarie che sono poi implicazioni sull'uomo. Quindi auguri a questo liceo e a tutti i ragazzi che sono qui oggi. Io infatti ho, quello che facciamo noi è comunicare la nostra attività, che è scientifica. Noi siamo, come vi poi dirà meglio la dottoressa Taruscio, che dirige una delle nostre strutture, e noi siamo il braccio scientifico, diciamo, della salute pubblica, il braccio scientifico del Ministro della Salute e di tutto il Ministero, ma anche delle regioni. Lavoriamo, diciamo, con le istituzioni pubbliche, quindi siamo, in qualche modo, rappresentiamo la faccia della ricerca nella salute pubblica. Quindi noi dobbiamo raccontare più di altri quello che facciamo, perché tuteliamo la salute pubblica, noi non facciamo una ricerca privata. Sono un po' più dettagliata perché vedo che ci sono i ragazzi e quindi magari non lo sto dicendo ai medici, è cambiato il target rispetto a quello che pensavo, quindi spiego anche ai ragazzi che appunto noi abbiamo un maggiore dovere di trasparenza rispetto a quello che facciamo, perché rappresentiamo la tutela della salute pubblica. Ma quando comunichiamo la scienza, appunto questo è il titolo di questa presentazione, e dobbiamo capire cosa comunichiamo, come lo comunichiamo e perché lo comunichiamo. È cambiata molto appunto la maniera di raccontare la scienza dai primi anni 90. La scienza è entrata, diciamo, nelle case delle persone, delle famiglie, soprattutto quando c'è stata l'epidemia dell'AIDS. Ve lo dico perché ci ho fatto uno studio proprio in quegli anni e da, diciamo, uno spazietto così che erano i trafiletti che c'erano negli anni 80 della comunicazione scientifica, soprattutto di salute e di sanità, sono diventate pagine, poi supplementi e poi riviste specifiche, specialistiche che sono quelle che conosciamo, e oggi c'è la faccia di internet che aumenta ancora di più a dismisura, e non con qualche pericolo, come vi dirà poi il professor Tipaldo, questo bisogno comunicativo e questa ansia anche di raccontare. Quindi con l'epidemia di AIDS e il caso di Bella, la scienza in qualche modo comincia a entrare proprio nelle case e nelle pagine, soprattutto dei quotidiani. E come vediamo, gli articoli delle riviste scientifiche, che lo dico per i ragazzi sempre, le riviste scientifiche sono una cosa diversa da quelle diciamo laiche, che noi chiamiamo laiche, cioè per tutti, sono riviste in cui un articolo scientifico viene pubblicato se e solo se una comunità di pari, infatti si chiamano peer review, una comunità di pari decide che sono scientifiche, sono articoli scientifici, e quindi devono rispettare alcuni criteri di scientificità che da Galileo in poi sono la verificabilità, l'osservabilità del fatto, la riproducibilità del dato, e questo deve essere una stella polare. Scusate se mi soffermo su questo, ma questo deve essere la stella polare anche per i giornalisti, perché quando si parla del caso di Bella, ovviamente questi sono i criteri non solo per gli scienziati ma anche per i giornalisti, cioè che cosa è scientifico? È scientifico ciò che è riproducibile e verificabile e ciò che è misurabile, per il resto c'è la fede, c'è tutto il resto. Quindi era un modello prima in cui i giornalisti scrivevano e le persone leggevano, ed era un modello da uno a molti. Oggi il modello è cambiato perché c'è internet ed è da molti a molti, ma su questo sarà
sarà più specifico il professor Tipaldo, cioè c'è una comunicazione che non è più bidirezionale, ma c'è una comunicazione, diciamo, trasversale, orizzontale, come se tutti raccontassero tutto e tutti entrassero in un discorso, come se non ci fosse più una fonte e un destinatario. E si chiama comunicazione disintermediata, in cui a volte la fonte è chiara, a volte la fonte si perde, e sono soprattutto i blog, i forum. Quindi c'è un labirinto che per la scienza è da una parte come sempre una risorsa, dall'altra però è estremamente pericoloso se si perdono quelle coordinate di cui parlavamo prima. Quindi è cambiato anche il modo di fare comunicazione per chi fa come me uffici stampa, ma anche per i giornalisti, cioè è cambiato il modo di parlare alle persone, perché prima si decideva cosa fare per un'istituzione, si annunciava e poi si difendeva ciò che si annunciava. A un certo punto invece c'è stata una tendenza a incontrarsi, a capire, a modificare, cioè noi modifichiamo le nostre strategie di comunicazione tenendo conto di bisogni che noi intercettiamo anche dalla rete. Il che è anche una cosa buona, diciamo, è buono perché la comunicazione diventa sempre più complessa, ma deve essere sempre più attenta. La tendenza futura è quella di condividere, operare, negoziare, ma io non lo so questo è uno scenario futuro di cui in questo momento poi non è questo il contesto per parlarne. Però è necessario oggi per comunicare possedere un'expertise, non basta prendere e trascrivere. E bisogna per un'istituzione godere di credibilità e fiducia, e anche godere di credibilità e fiducia è un processo di costruzione che è anch'esso comunicazione, e perché fa parte dell'attivazione di una comunicazione trasparente. Che cos'è l'ufficio stampa? L'ufficio stampa, io questo ve lo dico velocemente perché è stato definito da una legge, che è la legge 150, che ha imposto che nella pubblica amministrazione ci siano gli uffici stampa. La legge è una legge di indirizzo, per cui è sempre molto morbida, però siamo riusciti ad avere dei comunicatori negli uffici, delle persone che di professione facevano questo, e soprattutto a fare in modo che la pubblica amministrazione, con l'istituzione dell'ufficio stampa, in qualche modo giuridicamente e nella pianta organica gli fosse riconosciuto il diritto, il dovere di comunicare. Però adesso questo non vi dico quello che è accaduto. I giornalisti, come gli uffici stampa, devono appartenere all'ordine dei giornalisti e agire in base a due principi di legge, quello di essere informati e quello di il dovere di informare. L'ufficio stampa anch'esso gode dell'autonomia dell'informazione, perché esiste una carta dei doveri degli uffici stampa, perché anche noi abbiamo il dovere di verificare quello che andiamo a comunicare. Pensate, in un istituto come il nostro, dove ci sono, non so neanche se vi dico il numero giusto, ma 16 centri, 18 centri e 6 dipartimenti, con un numero di 600-700 ricercatori e un organico di 1800 persone, voi immaginatevi la roba che arriva all'ufficio stampa e che lavoro di selezione che noi dobbiamo fare, vero? Soprattutto di tutto ciò che ci arriva. E la selezione va fatta anche, per esempio, io vi faccio un esempio, che questo... Io per esempio ho deciso di non raccontare, soprattutto se parlano di ricerche sul cancro, ricerche in vitro, che sparate dall'Istituto Superiore di Sanità sembra che ci sia una cura, no? Invece parliamo di una ricerca in vitro che, come mi insegnano i medici che sono qui presenti, può cambiare via via che passano le fasi di sperimentazione, che sono molto lunghe. Cambia dall'animale all'uomo perché sono strutture diverse, figuriamoci quello che accade in un laboratorio tra due cellule, insomma. Quindi, per esempio, noi cerchiamo di fare delle piccole news su questo, e io cerco di non fare mai un comunicato stampa, a meno che non si passi a una fase sperimentale subito dopo. Quello che noi facciamo, io vi dico velocemente, semplicemente quello che facciamo la rassegna stampa, questi sono i nostri servizi.
il servizio di allerta, diamo le agenzie subito ai nostri esperti di riferimento di tutto ciò che accade in modo che siano informati, facciamo i comunicati, redigiamo una newsletter che in questo momento è ferma da qualche mese perché abbiamo avuto un cambio di presidenza, per cui adesso ripartiremo a dicembre. Gestiamo un canale Twitter e questa è la cosa più complicata, lo gestiamo non benissimo perché lo gestiamo con molta cautela attualmente, in quanto non è coordinato con tutto il resto e quindi cerchiamo di farne quasi una sorta di comunicato in 275 battute, però insomma non è propriamente uno strumento che oggi nel mio ufficio funziona a regime. Facciamo la formazione per i giornalisti, abbiamo un accordo con la Federazione Nazionale della Stampa per poter fare dei corsi che vengono accreditati come questo. E progettiamo ovviamente eventi, che ne so, abbiamo fatto per esempio con la dottoressa Taruscio, abbiamo lavorato sulle malattie rare, abbiamo portato queste cose a teatro, abbiamo fatto un libro per i medici che contenesse queste storie, in modo da lavorare sia sull'empatia che sull'aspetto scientifico, soprattutto questo accade per le patologie, io non è che lo faccio sempre perché non è proprio compito di un ufficio stampa, però laddove ci sono delle criticità nel comunicare come patologie, come erano tanti anni fa, adesso per fortuna non solo grazie a Controventa ma anche grazie a tanti colleghi giornalisti che ci hanno supportato e che hanno essi stessi inventato cose sulle malattie rare, oggi si parla molto di più di malattie rare, però laddove ci sono queste criticità noi cerchiamo di metterci il teatro, gli eventi, le cose che raccontano, fanno diventare carne queste patologie. Adesso ne faremo una probabilmente con la medicina di genere, la faremo sulle persone transgender che hanno dei bisogni di salute, cercheremo anche di raccontare le loro storie. Questo è una cosa, gestiamo più o meno 508 interviste in un anno su quasi 1000 testate nazionali e le agenzie di stampa che hanno l'istituto sono circa 1350 all'anno e 224 servizi audio video, questa è la media che noi gestiamo. Noi dobbiamo fondamentalmente fare incontrare coordinando un processo di comunicazione l'esigenza comunicativa dell'istituzione con quella dei giornali e questo è lo sforzo più grande. Io ieri sera ho lavorato fino alle 8 di sera per un testo perché era molto difficile mediare con i ricercatori un linguaggio che da un linguaggio tecnico preciso che entra in un contesto di una comunità scientifica e va a sbattere nel linguaggio ordinario. Ovviamente la mediazione è necessaria ed è necessaria e i ricercatori se lo devono mettere in testa perché altrimenti devono abbandonare il target dei giornali, perché se vogliono stare sui giornali devono entrare nel linguaggio ordinario con le sbavature, con i suoi tradimenti, ma si può e si deve, purché siano nell'ambito ovviamente della correttezza dell'informazione. Il valore scientifico, allora questa è un'altra sfida che si fa quando si va a comunicare la scienza negli istituti di ricerca, è che il decidere che una ricerca non abbia valore mediatico non vuol dire che non ha valore scientifico, cioè è difficile spiegare spesso ai ricercatori, guardate, questo va bene, molto bello, è bellissimo, ma in questo momento non è impattante perché loro fanno molta fatica a immaginarsi che l'uomo attaccato sul tram possa leggere la loro ricerca che è distante anni luce dall'impatto che ha nella vita quotidiana. Ovviamente anche nelle ricerche, se non si trova l'aspetto della quotidianità e dell'impatto col lettore, non ha senso. È un esercizio che è meglio fare nelle riviste specializzate. La comunicazione, quel tipo di comunicazione, quando si avvia deve essere rapida, continua, rilevante, ma credo che queste cose siano state già dette. E i messaggi però, invece questo è nel mio, devono apparire indipendenti, autorevoli, coordinati e coerenti. L'indipendenza voi immaginate quanto sia difficile spesso, perché non è solo una questione di censura, cioè il tema dell'indipendenza non è solo una questione di censura, non è che io sono indipendente solo se faccio quello, se non condivido le mie cose col ministro, innanzitutto è uno sbaglio perché la comunicazione pubblica è uno scacchiere e non ha senso farlo giocare su troppi tavoli perché il cittadino si disorienta
Il cittadino non deve assistere a un dibattito scientifico, a una tensione tra due. Il cittadino ha diritto che quelle persone si incontrino sul tavolo, litighino fino allo sfinimento e trovino una posizione condivisa. Perché la comunità scientifica dibatte. Quando esce da una istituzione, il messaggio deve essere univoco, deve essere condiviso, perché questo è un'assunzione di responsabilità. Fare un position paper su cose come il 5G, come Taranto, le terre dei fuochi, non è semplicemente dire io dico quello che hai detto tu, significa che insieme ci siamo assunti una responsabilità di prendere una posizione di fronte ai cittadini. E questo, in questo a volte anche l'ufficio stampa può giocare un ruolo. Inutile che vi dico le cose tecniche perché ci sono tanti giornalisti, quindi spiegazioni e tecnicismi non hanno senso o comunque vanno sciolti quando sono necessari. Come dicevo prima, la traduzione può essere un tradimento, ma a volte alcuni tradimenti sono necessari purché passi la parte sostanziale del messaggio, perché non siamo in una comunità scientifica dove dobbiamo misurare la precisione, siamo, e questo riguarda la salute pubblica, siamo in un posto dove deve passare un messaggio perché i cittadini diventino consapevoli e perché quella consapevolezza li renda capaci di contribuire con le istituzioni a fare prevenzione e quindi in ultima analisi alla sostenibilità, perché se io ti spiego come si previene una malattia, io ti aiuto e tu mi ascolti, io ti aiuto a sostenere il servizio sanitario. Se io ti spiego perché un antibiotico non va preso male e va completato il ciclo, tu non crei resistenza nella comunità e soprattutto non fai perdere soldi, non soprattutto, entrambe le cose, soprattutto non fai morire le persone negli ospedali, là dove si creano delle resistenze altissime. Cioè il cittadino in questo senso ha un ruolo importante, pertanto è doveroso, a costo di qualche tradimento, far passare i messaggi scientifici che ci aiutano, soprattutto quelli che ci aiutano a sostenere il sistema con comportamenti corretti, perché ognuno fa il suo, anche i cittadini, come nei rifiuti, noi ci occupiamo anche di rifiuti, come nei rifiuti, nel non lasciare i materassi sotto casa perché ci sono le isole ecologiche, così a prendere correttamente un antibiotico. Operativamente dobbiamo costruire un processo di comunicazione centrato sull'utente e una comunicazione online che sia in grado di gestire la disintermediazione. Faccio prestissimo la disintermediazione, perché il vero tema per le istituzioni pubbliche è la disintermediazione. Quando noi lavoriamo online, quando abbiamo Twitter e Facebook, possiamo avere di tutto, cioè ci possono dire di tutto e a volte è impari la lotta. Quindi la vera sfida è che questo si costruisce attraverso reti che però hanno un costo su cui comunque l'istituzione pubblica dovrà confrontarsi nei prossimi anni, perché non potrà prescindere. Io stessa, che sono molto cauta, sono sempre più convinta che non si potrà prescindere da un approccio diretto in cui non possiamo lasciare soli quelli che fanno pseudoscienza, le associazioni Novax, non possiamo lasciare soli a questa gente a comunicare e quindi lasciargli tutta una fetta in cui tu non vai a dire con una fonte autorevole quello che la comunità scientifica ritiene faticosamente. Faticosamente lo dico perché è frutto di studi e di... C'è un problema che è quello dell'alfabetizzazione, per questo sono felice stamattina di essere in un liceo che si specializza in biomedicina, perché solo il 20% della popolazione adulta, diceva Tullio De Mauro nel 2008, e non è cambiato di molto, ha strumenti per leggere, scrivere e calcolare necessari per orientarsi nella nostra società. E questo è un problema soprattutto quando dobbiamo tradurre il linguaggio scientifico, diventiamo sempre ancora più larghi nel campo semantico a slabbrare quel senso originario. Oddio, non so cosa. Noi siamo il terzultimo paese, come vedrete dalla slide successiva, nella health literacy, cioè nella capacità di comprendere i temi di salute nel contesto della vita di ogni giorno.
siamo terzultimi, e questo invece ci fa comprendere le informazioni riguardanti la salute e ci consente di prendere decisioni informate basandoci sulle proprie conoscenze e ovviamente basate su fonti autorevoli. Vedete dove siamo? Non so se si vede bene, la slide è tutta, però noi siamo, sì, ci sono altri due paesi ma sono tipo l'Albania, una cosa del genere, insomma siamo proprio alla fine. Questa era una slide che il precedente presidente portava spesso in giro per spiegare il bisogno di alfabetizzazione scientifica che c'è nel paese. Quando dicevo essere affidabili e dicevo che anche quello è un atto di comunicazione, intendevo dire questo, intendevo dire che la nostra affidabilità e la nostra autorevolezza si costruisce nel tempo, nel senso che non è che quando c'è un'emergenza l'ufficio stampa ha fatto le parole crociate fino al giorno prima, non facciamo le parole crociate quando non c'è un'emergenza, generalmente costruiamo un rapporto, una relazione con gli stakeholder, con la stampa, per l'organizzazione delle informazioni, e sono tutti quegli atti, la newsletter, l'informazione continua, la costruzione di un sistema di informazione affidabile passa attraverso questo. Io quando comunico delle cose che non impattano direttamente sulla popolazione, però do dei referenti ai giornalisti su chi tratta quel tema, se quel tema dovesse diventare impattante o caldo. Quindi c'è tutto un lavoro che si fa in tempo di pace, perché poi in tempo di guerra tu quella fiducia che hai costruito la utilizzi. Quindi lo fai con tutti questi mezzi che vi risparmio, e poi decidi come utilizzare gli strumenti. Il comunicato noi lo facciamo solo per pubblicazioni di lavori scientifici su riviste rilevanti. Oggi il comunicato, diciamo, compete con tanti altri mezzi e quindi lo usiamo meno. Con le comunicazioni di interesse per il cittadino, con l'aggiornamento di dati epidemiologici, con i risultati di progetti o di studi e con comunicazioni strategiche rispetto alla mission dell'istituto. Questo. Noi non solo gestiamo le interviste ma alcune le sollecitiamo. Vado avanti perché per dare spazio agli altri, però è importante questo: le risposte devono essere ancorate alle evidenze scientifiche. Questa è la policy dell'istituto, cioè indipendentemente dai temi religiosi, dai temi, noi dobbiamo avere una stella polare per rispondere, quindi sulle cure, sui metodi, sull'affidabilità. Noi non vi dimenticate che abbiamo avuto in casa Stamina, che è stato un bagno di sangue e una difficoltà notevole. Io vi posso solo dire che quando mi chiamavano per mandare i miei esperti alle tavole rotonde, ai salotti televisivi su Stamina, io chiedevo chi erano gli ospiti e se c'era una famiglia. Io avevo preso anche questa decisione, ovviamente sempre concordemente con i vertici, perché l'ufficio stampa queste cose le deve stabilire. Avevo preso la decisione di non mandare mai i miei ricercatori, nel rispetto del genitore che aveva il figlio con la SMA e nel rispetto dei ricercatori, perché era difficilissimo opporre a un dolore così grande dei numeri, ma quei numeri a loro volta erano frutto di ricerca, erano frutto di lavoro, pertanto per non offendere nessuno dei due erano due cose secondo me incommensurabili mediaticamente. Essendo incommensurabili mediaticamente evitavo che si confrontassero, perché non c'è un numero che tiene al dolore di un padre o di una madre. Chi parla o rappresenta un'organizzazione quindi deve prepararsi sempre a raccordarsi con l'ufficio stampa, perché non per garantire il potere all'ufficio stampa, ma perché poi se no si vanno a raccogliere i cocci per strada quando uno parla in libertà e l'altro non lo sa. La conferenza stampa è un evento veramente con carattere di straordinarietà. Ho qualche problema? Perché oggi dobbiamo tenere conto del fatto, del fatto che i giornalisti sono pochi nelle redazioni, perché i giornali stanno restringendo sempre. Questa non è una bella cosa. Non è una bella cosa perché il mestiere sta cambiando e non sappiamo come cambierà.
In realtà noi abbiamo dalla nostra parte la deontologia e il dovere di verificare le notizie, che è quello che dovrebbe distinguerci dalla maggior parte della rete. E se si perde questo, si perde comunque una responsabilità, perché poi non è tanto l'autorevolezza o il potere, ma è la responsabilità che uno si prende nel dire quelle cose. Anche a me è capitato raramente di prendermi una responsabilità. Sono 16 anni che faccio l'istituto, un paio di volte ho fatto delle cose sbagliando per fretta, e lettera di scuse, rimedio, cioè. Questo è fondamentale, perché la responsabilità che una persona si prende in quanto giornalista, in quanto ricercatore, è ciò che fa la differenza rispetto a un cittadino che scrive sulla rete che i vaccini non funzionano. La gestione, come dicevo, la gestione della disintermediazione, che è il tema a cui mi stavo riallacciando, è la cosa più complicata. Quello che serve è un piano editoriale dedicato, esattamente come si faceva per i giornali e per tutto il resto. Anche i social oggi richiedono un piano editoriale dedicato e la progettazione e realizzazione di materiali. Oggi dovremo lavorare di più anche come uffici stampa, con le telecamere, con i filmati. Poi ognuno si organizzerà come vuole, con un service esterno, con i propri, facendogli fare corsi di formazione, ma certamente non può essere più lasciata questa attività, non può essere più lasciata all'improvvisazione. E in una realtà come la nostra, soprattutto dove ci sono tanti Twitter e tanti Facebook, dovremo in qualche modo coordinarli tutti, e questo è uno dei progetti che stiamo cercando di fare. Che stiamo cercando di realizzare. Li coordineremo tutti, non ne chiuderemo nessuno, ma tutti quanti lavoreranno in sinergia. Quindi noi facciamo fondamentalmente quindi comunicazione anche del rischio sanitario, che è la cosa più difficile, perché i giornali si servono di certezze e vogliono le certezze in pagina. La comunicazione del rischio non può dare certezze, e l'incertezza deve essere gestita, perché un grado zero di rischio non esiste in nulla. Quindi è la fase più delicata, è la fase più delicata in cui serve quella affidabilità che intanto si è costruita. La comunicazione di rischio deve servire soprattutto per rendere le persone in grado di autoproteggersi, e soprattutto deve essere in grado di dare sempre una soluzione, anche, o di dare sempre non la sensazione, ma la certezza che accanto a quella comunicazione ci sia qualcosa che si sta facendo. Perché altrimenti qualsiasi comunicazione è fallimentare, perché il nostro sistema cognitivo gestisce male l'incertezza, e l'incertezza è il comune denominatore che invece accompagna lunghe fasi di queste comunicazioni. Io quando parlo di questo non parlo di cose astratte, ma c'ho sempre davanti tutta la comunicazione che abbiamo fatto sull'ILVA, su Taranto, sull'acqua, l'arsenico nell'acqua, sul sangue, sulla chikungunya, insomma. Sono esercizi quotidiani che sono i più difficili in un ufficio stampa, perché il rischio più comune è l'amplificazione che fa i media della parte, no? Perché la cattiva notizia, come dicevano nelle vecchie scuole di giornalismo, e questo rimane ancora vero, è una notizia, la buona notizia non è una notizia. Quindi quando comunicate il rischio, la lente dei mass media ingrandisce. Quindi bisogna essere tempestivi, onesti, e ascoltare e imparare dai social quello che è il bisogno, interpretarlo e possibilmente supportarlo. E bisogna essere appunto credibili. Questo l'ho detto pure. È importante, questo come lo dico e poi chiudo, è importante che nelle emergenze si costituisca un'unità di crisi che sia fatta sia da giornalisti che dagli esperti competenti. Se poi nell'unità di crisi, cosa che è veramente una scommessa, che però se la si vince è come vincere tutta la partita, sarebbe utile che in quella unità di crisi lavorassero tutti insieme anche quelli delle altre istituzioni coinvolte, per esempio l'ambiente, per esempio gli altri, una comunicazione interministeriale. Lì ci sono sempre i problemi che ci sono nelle dinamiche umane, che voi conoscete, ed è molto difficile uscirne. Però quando c'è un'emergenza, se si di più è composito il gruppo
delle competenze che ci sono, più si riesce a dare una comunicazione credibile, definendo dei portavoce su ogni tema. Quello è molto importante, perché anche la scelta del portavoce che fa l'ufficio stampa, di chi parla di quella cosa, è molto importante, perché ha a che fare anche con l'autorevolezza e la credibilità. Supportare tutto con materiale divulgativo, in modo che le redazioni abbiano sempre un archivio, abbiano sempre modo di andare ad avere materiale per poter confezionare le loro cose. Io ho concluso con questa cosa di Magritte, perché la comunicazione, quando il linguaggio scientifico entra nel linguaggio ordinario, vuol dire tante cose. Questa è la bellezza della lingua ordinaria, la sua capacità polisemica di evocare, ma è anche il limite per il linguaggio scientifico, è la sfida per la comunicazione scientifica. Per cui noi ci auguriamo tutti invece che la comunicazione, nonostante questo passaggio complicato e doloroso dalla sicurezza e dalla turis eburnea della comunità dei ricercatori al linguaggio quotidiano delle persone nella sua bellezza, che comunque abbia avuto luogo e non sia un'illusione. Grazie mille. Allora, abbiamo visto la comunicazione scientifica, abbiamo visto anche come stavamo per saltare in aria praticamente con la comunicazione tecnologica, praticamente, perché sentivate quel bip di tanto in tanto e alla fine un pezzo è saltato, quindi ora stiamo cercando di provvedere di ripristinare. Mi domandavo se il dottor Malloni poteva parlare senza diapositive, o comunque magari solamente vedendole dal PC. Possiamo fargliele solo vedere dal PC? Perché abbiamo un problema oggettivo. Allora, in pratica abbiamo parlato di comunicazione scientifica, abbiamo parlato di credibilità dell'informazione, abbiamo parlato di quanto sia importante diffondere notizie esatte, ma soprattutto diffondere le notizie nel modo giusto, con il gergo giusto, per vedere a chi deve essere indirizzato. Un guru della notizia dice, quando l'ha detto l'ANSA, prima si diceva l'ha detto la televisione, adesso si dice ma è uscito sull'ANSA, e quindi là fa la differenza, lì c'è un tipo di credibilità. Ale, vai ragazzi, un applauso ai tecnici. Ce l'abbiamo fatta. Allora, diciamo, parliamo di ANSA, no? Quindi parliamo dell'ansia che ci è venuta stamattina con questo coso che non funzionava, che non avete idea. Allora, dicevamo, parliamo proprio, cambiamo quindi, capisci? Sì, difatti, brava, veramente, perché è andata avanti così a ruota libera. Allora, cambiamo leggermente la scaletta, quindi poi sentiremo la dottoressa, ma parliamo con il dottor Pier Davide Malloni, che è proprio responsabile della comunicazione del Centro Nazionale Sangue, nonché collaboratore dell'ANSA, e quindi lui ha il dovere di indirizzare nel giusto modo la comunicazione, il giornalismo di agenzia e soprattutto la verifica delle fonti in medicina, che è una cosa veramente, veramente complicata. Prego, dottore. Grazie, sì, io ho la fortuna, diciamo, di vedere entrambi i mondi, sia quello della, diciamo, che fa fra virgolette crea la notizia, che è quello appunto dell'ufficio stampa, che è quello che poi usufruisce della notizia e la trasforma. Vediamo, non c'è? Allora, io farò una cosa velocissima, perché poi i giornalisti qui sapranno già tutto anche meglio di me, diciamo. Io sono circa 10 anni che collaboro con l'ANSA, che mi occupo di salute, soprattutto di salute, di scienza, ambiente, ma probabilmente di salute. No, ma sto in piedi tanto. E così, quindi, diciamo, il primo tentativo, diciamo, della mia presentazione era far rispondere a una domanda che mi fanno spesso, ovviamente, i non giornalisti, quindi magari può interessare invece agli altri, cioè, ma voi dove le trovate le notizie? E poi vorrei far vedere anche però cosa in questo momento, ecco, un po' l'ideale continuazione di quello che ha detto la dottoressa Taranto, nel senso che la dottoressa Taranto ha detto un po' dalla parte loro quello che come si comportano, però non sempre, diciamo, la traduzione poi per i media è quella che l'effetto, diciamo, di tutto quel lavoro che c'è dietro, non sempre, diciamo, è quello voluto.
diciamo così, ecco, quindi rapidamente, ecco, come, dove le trovate le notizie? Diciamo, ci sono, c'è ancora, ci sono i vecchi, fra virgolette, vecchi metodi, il comunicato stampa, la conferenza stampa, la rivista scientifica, quelli che ha detto la dottoressa. Io qui ho portato un esempio che mi serve però a introdurre il concetto di titolo, nel senso che qualche giorno fa, forse qualcuno lo ricorda, l'EMA, c'è stato il ritiro di alcuni farmaci che avevano un'impurità cancerogena, e l'EMA un paio di giorni dopo il ritiro fa questo comunicato che, se leggete il titolo in inglese, quello a sinistra, dice l'EMA, dice alle compagnie di fare qualcosa per evitare che ci sia questa impurità nei farmaci. Ora, detto così, uno dice, vabbè, sembra anche scontato. In realtà, leggendo dentro il comunicato, l'EMA diceva a tutte le aziende, ovviamente l'EMA non l'ha messo nel titolo, che diceva a tutte le aziende, testate tutti i farmaci per questa impurità, quindi presupponendo che potesse esserci questa impurità. E infatti, diciamo, la traduzione dal comunicato abbastanza asettico al lancio ANSA, diciamo, questo è, vedete, i più lì sono praticamente un indice, diciamo, dell'importanza che si dà alla notizia. La notizia più importante di tutte è il cosiddetto flash, ha proprio la parola flash nel titolo, sarebbe stato tipo flash, EMA testare farmaci, una cosa così, che però quello si usa, diciamo, per l'ultimo usato è stato per la morte di Camilleri, diciamo, per cose veramente importanti. Al secondo posto però c'è questa che in gergo si chiama la B, che ha le crocette. Perché? Perché uno, nelle redazioni dei giornali, le agenzie di stampa lavorano per gli altri giornali, per gli altri media, hanno uno schermo con tutte le agenzie che passano e quindi sono tutti titoli normali, senza punteggiatura, diciamo. Le stellette servono, diciamo, per attirare l'attenzione del redattore in quel momento che è davanti allo schermo. Poi un'altra fonte, diciamo, classica è invece l'esperto, a cui uno chiede degli approfondimenti, diciamo, legati a fatti di cronaca che possono essere, non so, ci sono alcuni temi che sono stagionali, tipo l'allergia o l'influenza. Io ho portato l'esempio di questo professore virologo dell'Università di Milano, che si chiama Fabrizio Pregliasco, sì, che è noto perché ogni anno, prima della stagione influenzale, prevede, cioè con la sua palla di vetro, che quanti saranno i pazienti allettati quell'anno, diciamo. Quindi fa questo lavoro, e io, quella è un'intervista che gli ho fatto io, e ho premesso di non fare il numero, perché ovviamente poi uno dice il numero, dice stanno 6 milioni a letto, anche se è presto per dirlo, lui si, diciamo, si premunisce da critiche dicendo è presto per dirlo, però poi, come vedete sotto, lui a me non l'ha detto, però il giorno dopo ad altri sì, ha sparato i 6 milioni di casi. Ovviamente poi quello che passa sono i 6 milioni di casi, non è il titolo probabile, stagione, un titolo più scientifico, diciamo, un po' più corretto, diciamo, non va quanto un titolo invece più forte. Questo poi vedremo che è un problema che ci sarà. Poi questa, vabbè, ve la risparmio. I social ovviamente hanno cambiato tutto, nel senso che oltre alle fonti che c'erano prima, adesso ci sono i social. I social hanno questo doppio valore: da una parte ti aiutano a organizzare le notizie, diciamo, le fonti vecchie, nel senso che uno può fare delle liste, per esempio uno sa chi sono le persone o le riviste che consulta di più. Questo è un social che si chiama Twitter, lo so che voi non lo conoscete, è un social da vecchi, voi probabilmente ne usate, anzi dopo ve lo chiedo, anzi chi è che è? Instagram? Tutti? TikTok? Ancora no? Ah, vabbè. Twitter non sapete neanche cos'è, me lo confermate? No, nel senso, l'ultima volta che sono venuti quelli dell'alternanza scuola-lavoro da noi non sapevano cosa fosse Twitter, e Facebook lo usano i vostri genitori, immagino, sì? Forse anche di noi. Per esempio adesso i social, oltre a riorganizzare, diciamo, le fonti vecchie, sono anche loro una fonte. In che senso? Ci sono alcuni, soprattutto i politici, che adesso comunicano solo sui social, prima sui social e poi magari dopo con calma fanno il comunicato, oppure le dirette Facebook dell'ex ministro dell'interno sono note, diciamo.
e quindi uno è costretto appunto a, a seguire, una volta uno sapeva, arrivava il comunicato, anzi ti chiamava anche il portavoce, diceva guarda che c'è qui, adesso non c'è più questa cosa, uno deve tenere, e infatti si mette gli alert, io mentre parlo mi sta vibrando la coscia un sacco di volte, perché ogni volta che qualcuno di cui tu metti l'alert twitta qualcosa ti arriva il messaggino, però è così. Ci sono dei casi, per esempio la notizia del primo medico Novax radiato, quel medico Roberto Gava che ha Treviso, ai media, almeno quelli all'ANSA almeno, ma non mi sembra che nessuno sia uscito prima su questo, è stata data un tweet dell'ex presidente Ricciardi dell'Istituto Superiore di Sanità, che è un twittatore seriale peraltro, cioè lui veramente ne fa uno al minuto più o meno, perché l'Ordine dei Medici di Treviso aveva fatto questa radiazione ma non l'aveva divulgata, anche perché in quelle zone vedremo molto forte l'attività dei gruppi Novax, quindi invece Ricciardi invece da Roma twitta grazie all'Ordine dei Medici di Treviso. E quindi lì la primissima notizia è stata il tweet di Ricciardi, non è stata, cioè citava il tweet di Ricciardi, in quanto, voglio dire, uno pensa che non è che il presidente dell'Istituto di Sanità si mette a dire che hanno radiato medici così a caso, quindi si presuppone che sia vera, diciamo, però è venuta dal tweet. Chi non aveva l'alert del tweet di Ricciardi l'ha dovuta vedere dopo dall'ANSA, poi dopo è stata ripresa, poi l'Ordine di Treviso poi si è svegliato e ha, come dire, ha divulgato anche lui. Ecco, i social generano anche mostri, a sinistra vedete il Corvelva, è uno dei principali gruppi Novax, io scusate, insisto molto sui Novax perché è un argomento che conosco, tutte le cose che vedete dell'ANSA le ho scritte io, così non mi assumo la piena responsabilità, diciamo, delle cose. Il Corvelva ha una pagina con 20.000 iscritti, ma ha molte pagine gemelle che ritwittano, rimbalzano, quindi è una comunità comunque abbastanza viva. E a destra vedete il fenomeno del momento, non ho messo la foto perché non so se ce l'avete presente, com'è Panzironi, anche esteticamente, diciamo, non... però questo Life 120, questo, che è un fenomeno, peraltro ha una pagina con Facebook con 125.000 iscritti, però lui ha una cosa che lui lavora su tutte le piattaforme, cioè il canale TV, fa le conferenze, i social, diciamo, è riuscito a... e quindi è trasversale anche il suo, chiamiamolo, pubblico, voglio dire, però veicola, diciamo... i social soprattutto sono ormai la casa di tutti questi, come diceva qualcuno, quelli che prima parlavano al bar dicendo cose e nessuno gli dava retta, adesso bene o male qualcuno, anche quelli più che non hanno molto seguito, comunque qualche migliaio di persone pazze come te che ti vengono dietro le trovi, diciamo, quindi così molto grazie mille. Molto dopo, qualche anno dopo purtroppo, rispetto ai virus, diciamo, dei social, stanno arrivando gli anticorpi, diciamo, nel senso che finalmente anche i medici si sono messi, anche loro hanno capito che va combattuto anche un po' con le stesse armi, diciamo. Io ne ho messi due, quella a sinistra, vabbè, lo immagino anche voi, avete sentito parlare del professor Burioni. Ecco, lui è un caso, in realtà, che lui è... non è ben visto né dai suoi colleghi né anche dai comunicatori della scienza, però perché ha, diciamo, un modo di comunicare che è abbastanza, diciamo, è esattamente speculare rispetto a quello che combatte, diciamo. Quelli, i Novax, hanno un linguaggio molto forte, immagini forte, e lui li chiama, cioè anche, non dico che arrivi all'insulto, arriva anche all'insulto qualche volta, quindi così è un modo che non piace a tutti, anzi piace a pochi, però la sua pagina ha 425.000 iscritti e quindi piaccia o non piaccia comunque è riuscito nel suo intento. Altri, per esempio, questa, io per esempio, se volete notizie di epidemiologia sui vaccini, su tutto, io consiglio il professor Lopalco, che è molto bravo, ha dei toni molto più moderati, ha pure molti meno iscritti, però c'ha una 15.000 mi sembra, così, quindi ecco, adesso
volevo parlarvi di come, quando le cose vanno male, però non vi parlerò di questo, ma passo a una cosa del sangue che così faccio contento anche il dottor Del Giaccio che sta lì, che sicuramente lo sa. Vi parlo di altri casi, vabbè, il caso Fluad, non so se vi ricordate quando ci fu quel problema su un vaccino per l'influenza, fu comunicato male solo con un comunicato stampa molto vago e quindi poi la cosa prese un brutto, diciamo, ci fu un crollo delle vaccinazioni. Anche sulla meningite c'è una percezione... Diciamo, c'è la notizia quando c'è magari il caso o il gruppo di casi, ma poi in realtà passano dei messaggi sbagliati che non dovrebbero passare, nel senso non è che c'è un aumento, anche quando era su tutti i giornali, in realtà eravamo ancora all'interno, diciamo, delle normali cifre, diciamo, di un anno, però così. Poi sono appunto dei meccanismi per cui una notizia poi viene reiterata, cioè una volta che c'è una notizia che buca, poi vanno, se ce n'è una, come il cane, uno che viene morso, magari un caso particolare di uno che viene morso da un cane particolarmente tragico, quindi che va, e poi dopo per una settimana pare che sono tutti morti, cioè tutti i cani mordono ovunque, ma quando in realtà magari la stessa notizia non la guarderesti neanche. Ecco, vediamo al sangue. Allora, questo è un appello che è stato fatto quando c'è stato lo scontro dei treni in Puglia qualche anno fa. Ci fu praticamente il vicepresidente della provincia che invitò tutti a donare, andare a donare il sangue, perché nello scontro fra i treni c'era bisogno di sangue per i feriti dello scontro tra i treni. Quest'altro invece riguarda il sisma di Amatrice. Qui fu l'Avis provinciale di Rieti che nella notte, subito dopo il terremoto, fece un post su Facebook in cui diceva: venite a donare il sangue, urge sangue, venite a donare il sangue perché c'è stato il terremoto. In nessuno di questi due casi in realtà c'era un'effettiva emergenza sangue. Perché comunque in caso di vera emergenza ogni regione ha delle scorte che servono proprio, che sono sempre lì, che sono dedicate alle maxi emergenze e che possono usare solo in caso di emergenza. Quindi la prima cosa a cui si ricorre sono queste scorte. Poi comunque è difficile dire se c'è un'emergenza sangue, per esempio nel caso del terremoto, quando ancora non sai esattamente né quanti morti né quanti feriti. In realtà poi i traumi del terremoto, dovuti al terremoto, mi hanno spiegato che sono anche meno, non sempre richiedono poi del sangue, sono più da schiacciamento dove non c'è perdita di sangue, diciamo. E quindi però se uno nella notte, un giornalista, dopo il terremoto tutti attivati per cercare notizie sul terremoto, ovviamente cose da dare sul terremoto, una cosa come questa ovviamente uno, cioè l'Avis di Rieti, vuoi che non sappia se c'è o no bisogno di sangue, in realtà non c'era, non lo sapeva, non mi hanno mai spiegato perché l'hanno fatto, l'ho chiesto, ma così. Alle 9 è stato ripreso. Ovviamente questo tipo di notizia ha una, appunto, rimbalza sui social, sui siti dei media tradizionali, va dappertutto, TV, radio, così, e poi invece ci sono stati dei problemi perché non c'era proprio l'ospedale, cioè il problema non era donare il sangue, non c'era neanche il posto per farlo, oltre che non serviva. C'è stato più tardi, verso mezzogiorno, la precisazione del Centro Nazionale Sangue. In realtà lì fu una, adesso abbiamo imparato, ci muovevamo un po' prima, lì è stato quando ha chiamato la giornalista, in questo caso, ecco, questo è l'unico caso che non ho scritto io, ha chiamato, lui ha spiegato, in cui spiega praticamente il direttore del Centro Nazionale Sangue, che è quello che coordina dall'alto, diciamo, tutto il sistema sangue, dalle donazioni alle trasfusioni, ha precisato che non c'era nessuna emergenza.
mi racconta la mia collega che quando ha mandato il pezzo, la capa redattrice l'ha chiamata, ha detto: ma sei sicura? Perché tutti stanno dicendo invece che c'è bisogno di sangue. Cioè, e per cui, voglio dire, lei ha detto: guarda, se non lo sa il direttore del centro, in questo caso sì, è stata una fonte affidabile. Devo dire che l'Avis di Rieti in quel caso era affidabile, per me era affidabile, diciamo. Adesso abbiamo imparato, adesso quando c'è un incidente siamo noi i primi a twittiamo prima noi, non c'è nessuna emergenza e poi dopo si vede, anche perché questi appelli, anche gli appelli, per esempio recentemente c'è stato un incidente, quel ragazzo che scavalcando alla Sapienza è morto, lì è partito un tam tam, andato a donare il sangue per questo ragazzo, che è bellissimo, però cioè, uno deve pensare, una persona... vanno 100 persone a donare il sangue, quanto sangue potrà avere, di quanto sangue potrà avere bisogno? Poi c'è il problema che il sangue scade, non so se lo sapete, quindi se tutti vanno a donare magari in occasione di questo tipo di eventi, poi dopo un po' lo devi proprio buttare. Nel Lazio non lo butti perché c'è sempre carenza, diciamo, però in linea teorica sarebbe meglio, noi quello che chiediamo, che proponiamo è donare periodicamente, perché comunque tanto c'è sempre bisogno. Io mi ricordo quella mattina andai al centro lì all'Umberto I, dove era ricoverato, perché appunto volevo vedere come c'era una fila lunghissima, e questa ragazza che promuoveva la donazione mi disse oggi c'è bisogno di sangue. Volevo, non gliel'ho detto perché appunto, come discutere con le famiglie, ovviamente c'è un dolore, uno prova come può, diciamo, a contribuire, però vi posso assicurare che ogni giorno ci sono persone che hanno bisogno di sangue, diciamo, quindi così. Concludo velocemente, quindi appunto delle possibili suggestioni, diciamo, da questo caso. Bisogna dare prima possibile la notizia, appunto vi ho detto adesso quando c'è l'incidente chiamiamo per sicurezza, diciamo, il centro regionale sangue della regione coinvolta, e se come di solito succede non c'è problema, facciamo noi per primi la comunicazione. L'informazione deve andare dappertutto, cioè non ha senso dividere i media tradizionali, anche perché tutti i media tradizionali adesso sono sui media non tradizionali, quindi no, non ha senso parlare di differenza. Risponde, cioè, l'informazione deve essere completa e subito, diciamo, cercare di evitare quelle che uno già immagina possano essere le eventuali conseguenze negative. E autorevole, anche se il concetto di autorevolezza adesso negli ultimi anni, diciamo, si cerca di insegnare anche nei corsi, ho seguito anche alcuni corsi per giornalisti, perché magari per un giornalista che segue sempre la sanità lo sa quali sono le fonti autorevoli, ma uno che invece magari la fa ogni tanto così può non avere proprio chiaro questo concetto. Ho finito. Grazie, grazie infinite, davvero. Quindi la veridicità delle fonti, rivolgersi a delle fonti autorevoli, spendere una telefonata in più e tenere sempre d'occhio tutto. Però la notizia non è solo scientifica, è anche umanizzazione. Noi proprio di notizia, di narrativa, di medicina narrata vogliamo parlare, e lo facciamo con il direttore del Centro Nazionale di Malattie Rare, la dottoressa Domenica Taruscio, che ci proprio racconta la medicina dal punto di vista scienze umanistiche. Quindi proprio entriamo nell'umanizzazione del discorso. Eccola qua, diamo solamente intanto un secondo. Sì, grazie, intanto che appunto prepara la presentazione, intanto buongiorno a tutti, sono grata, molto felice di essere qui, ringrazio per l'invito e sono molto felice di vedere questi giovani, contentissima devo dire, perché penso che possiamo veramente in qualche modo creare un legame fra le cose che stiamo facendo e fare una trasfusione in qualche modo, lasciatemi il termine, anche di entusiasmo per le cose che stiamo facendo. Io non sono una giornalista, sono un medico e sono una ricercatrice. Quindi vi parlo il linguaggio, quello che diceva prima la dottoressa Taranto, nonché mia carissima amica Mirella, un linguaggio diverso dai giornalisti, un linguaggio della scienza. Mi sforzo di comunicare, diciamo, farmi comprendere, vorrei farvi quindi capire quello che stiamo facendo,
ma vi vorrei anche trasmettere l'entusiasmo di essere scienziati, di essere ricercatrici, ricercatori e di stare anche al di fuori dei riflettori dei media, studiare, lavorare. E lavorare pensando, no? Quindi questo è il mestiere che io ho scelto, che amo profondamente, l'ho scelto tantissimi anni fa, ho fatto 31 anni pochi giorni fa di servizio all'Istituto Superiore di Sanità e sono onorato ovviamente, ma io mai avrei pensato di trovarmi in un contesto e comunicare ad altri, non avrei neanche mai immaginato. Il mio sogno era stare in laboratorio con il mio microscopio, con gli altri pari, gli altri ricercatori come me, e scoprire, e studiare, cercare, fare. Poi a un certo punto ti rendi conto che maturi, no? Per maturi, quindi devi anche comunicare ad altro quello che fai. Bene. Allora, da tanti anni, perché da giovane ricercatrice sono passati tanti anni, ho fatto molte cose, io vi vorrei parlare appunto di cosa noi abbiamo elaborato in questo settore. Come diceva la dottoressa Taranto, noi veniamo dall'Istituto Superiore di Sanità, è il nostro organo tecnico-scientifico di cui andiamo proprio orgogliosi, noi siamo proprio, esprimiamo il meglio, diciamo l'orgoglio di lavorare in questa istituzione, anche se molto faticosa, è l'organismo tecnico-scientifico del nostro sistema sanitario. Quindi noi lavoriamo per tutte le strutture sanitarie del Paese, per la salute di tutti i cittadini, non solo a livello nazionale ma anche internazionale. Quindi il nostro motto è: siamo ricercatrici, ricercatori, la nostra ricerca è per la salute di tutti, dalla prevenzione, perché è bene fare prevenzione e non ammalarsi, ma se uno poi si ammala, produrre anche conoscenze per trovare le migliori cure. E vedete, istituto, all'interno dell'istituto, ha detto la dottoressa Taranto, ci sono tante strutture, all'interno di questa struttura c'è un centro nazionale che si occupa di malattie rare. All'interno di questo abbiamo sviluppato un laboratorio di Health Humanities, che adesso vi andrò a, partendo dalla medicina narrativa, vi andrò a, brevemente a descrivere. Però io volevo capire dai ragazzi, chi di voi conosce che cos'è una malattia rara? Alzate la mano se conoscete. Pochi. Quindi, quando io vi dico la sindrome di Down, la conoscete? Sì. Altri nomi magari un po' meno, ovviamente. Però ecco, già se parliamo di nomi di patologie invece che le malattie rare in generale si conoscono più facilmente. Bene, noi di cosa ci occupiamo? Di tutte queste malattie rare, quindi la sindrome di Down è borderline peraltro, adesso è diventata rara davvero anche quella perché se ne vedono sempre meno per vari motivi, però queste malattie sono tantissime, si chiamano rare non perché non ci siano ma perché colpiscono pochi cittadini e nel loro insieme. E quindi queste sono malattie che colpiscono tutti i bambini, se io vi dico qualche nome strano magari nessuno se lo riconosce, ma sono certa che parlando con ciascuno di voi ha un parente, un amico, un compagno di scuola che ha qualche malattia che ricade sotto questa definizione. I nomi sono strani, anche per noi ricercatori, ricercatori sono difficili da studiare, perché sono tante queste malattie, sono 8.000, e quindi è difficile davvero tanto ricordarsi la memoria, però va sicuro, nella mia esperienza, all'interno del mio istituto, che siamo appunto, come diceva la dottoressa, 1.800, mi chiamano continuamente colleghi, ho un amico con, ho un parente con, mi puoi dare una mano per... Ho bisogno di. Quindi è molto più frequente di quello che noi immaginiamo. In ogni caso queste malattie sono tantissime, 8.000 circa, poi nessuno le ha mai contate davvero tutte. Molte sono su base genetica, quindi sono dei bambini, e questo colpisce molto, quindi sono anche congenite. Possono colpire l'orchio, qui ci sono anche molti medici, quindi io però voglio proprio rivolgermi a questi giovani, quindi parlerò un linguaggio semplice. Colpiscono tutti gli organi e poi si chiamano con questi nomi strani. Ma cos'è la particolarità di queste malattie? Che sono veramente accompagnate da un senso molto forte di isolamento delle famiglie, perché magari una malattia colpisce una famiglia in un centro e poi un'altra molti chilometri dopo, e quindi non si conoscono neanche fra di loro. Quindi c'è un senso di isolamento, c'è un senso di solitudine, non solo della persona ma anche della famiglia stessa,
ma guardate bene, c'è un senso anche di frustrazione dei medici perché non sanno che cos'ha quel bambino, non sanno come curarlo, e di impotenza. Quindi tutto questo fa sì che effettivamente in questo settore noi da tanti anni abbiamo proprio sviluppato una sensibilità particolare, ma non solo noi ovviamente, e abbiamo sviluppato un filone di ricerca sociosanitaria, perché è vero che questa, noi siamo ricercatori, quindi bisogna fare la ricerca sperimentale, bisogna produrre conoscenze scientifiche per andare avanti e trovare poi innovazione terapeutica o diagnostica, bisogna fare formazione e informazione, bisogna fare prevenzione, sappiamo tutte queste cose e le facciamo nel nostro centro, però un'attenzione particolare l'abbiamo dedicata alla ricerca sociosanitaria. Dicevo prima, queste malattie che sono tante, per lo più poi colpiscono soprattutto bambini ma anche adulti, sono caratterizzate più di altre. È vero che c'è il diabete, è vero che c'è il cancro, è vero che ci sono patologie quale l'Alzheimer che hanno problemi enormi, ma queste patologie, per le loro caratteristiche che ho descritto prima, anche di difficoltà diagnostiche, spesso queste malattie restano senza un nome di diagnosi, quindi fanno veramente il giro, no, per cercare questi genitori, da un centro all'altro, fanno moltissima fatica a avere un accertamento diagnostico, un'etichetta diagnostica e dire finalmente, no, certo, non c'è una cura risolutiva spessissimo, però almeno so di cosa soffre mio figlio e quindi lo posso fare riabilitare, lo posso fare eccetera. Spesso non c'è neanche il nome, quindi parliamo di malattia anche senza nome. Io ti darò un nome, no? Abbiamo fatto un progetto, dottoressa, stiamo facendo un progetto bellissimo con la dottoressa Taranto e un nostro collega e tutto il centro è impegnato, collega Marco Salvatore, e proprio questa è una, ti darò il nome, cioè già avere un nome è una fatica. Quindi c'è questo vissuto di sofferenza della persona, della famiglia. Ti chiamerò per nome, scusa, vedi nella... Ti chiamerò per nome, invece io ho detto ti darò un nome, no? Ti chiamerò per nome, no, è giusto, via, a memoria non lo ricordavo. Quindi questi vissuti di solitudine e di isolamento sono molto forti, ma io vorrei anche riportare, visto che ci sono i medici, vissuti di impotenza degli operatori, dei medici, quando non riesci a fare una diagnosi, ma non perché non sei bravo, ma perché non ci sono le conoscenze scientifiche per andare oltre. Tu sei bravissimo, ti confronti con i tuoi peers, con quelli più bravi di te, vai ai contatti con lei all'estero e quant'altro, ma non ci si arriva. Questa impotenza, oppure sei arrivato a fare la diagnosi ma non sai come curare queste persone perché non ci sono terapie risolutive ma soltanto di tipo sintomatico per migliorare ovviamente i sintomi e non farla aggravare, che è già tanto. Ecco, anche i medici quindi soffrono di questa impotenza. E quindi ecco che ci siamo ovviamente da tanti anni ormai rivolti ad altri strumenti. Questo è la medicina narrativa. Abbiamo cominciato a capire che in questo settore c'è un forte bisogno di costruire, non basta soltanto guardare i segni, guardare i sintomi di un paziente, fare le lastre, fare la cartella clinica e dire questo è quanto. No, c'è bisogno di altro, c'è un forte bisogno di altro, c'è un forte bisogno da parte della persona, della famiglia che soffre, di una relazione forte con l'altro, e viceversa, anche l'altro, che è l'operatore, che è il medico, l'altro, ha un bisogno forte di correlazione. Quindi di costruire una relazione scientifica, significativa, empatica, molto forte, e quindi questa relazione è molto importante per condividere un percorso di cura. A volte non si trova una cura, come spessissimo non c'è una cura risolutiva, ma questa co-costruzione di percorso è la base fondante della medicina narrativa. A un certo punto abbiamo anche capito che mentre in italiano c'è soltanto un termine per parlare di malattia, noi parliamo, c'è la malattia tal detale, o il diabete è una malattia, o questa è una malattia. Se ci rivolgiamo all'inglese, l'inglese, vedete, ha tre termini. Disease, che vuol dire conoscenze cliniche. Cosa sono quindi? Qual è le conoscenze da un punto di vista medico della malattia? Io le conoscenze del professionista. L'illness, che è il vissuto del soggettivo della persona. Cosa vive quella persona? Si sente ammalata? Magari non si sente... si sente diversamente rispetto a quello che noi... Quindi qual è il vissuto? Quindi questo è l'illness, il vissuto della persona che ha quella malattia.
E qual è la percezione sociale della malattia, la sickness? Quindi vedete che l'inglese è un po' più ricco, quindi la medicina narrativa, che è poi nata dai paesi anglosassoni, anche se adesso ha preso piede, meno male, anche negli altri paesi, ecco, si basa sulla riconciliazione di questi 3D, credo che io ho tre dimensioni, ma la mia invenzione è tre dimensioni in realtà, quindi queste conoscenze cliniche col vissuto soggettivo e con la percezione sociale. E quindi abbiamo aperto da tanti anni un laboratorio che inizialmente abbiamo chiamato di medicina narrativa. Che cos'è la medicina quindi narrativa? È una metodologia, non è un'altra medicina, no, è una metodologia clinico-assistenziale che ci aiuta quindi a costruire questo rapporto che di cui ho parlato prima, e però per fare questo devi avere delle competenze comunicative specifiche, quindi bisogna lavorare e prepararsi per fare bene la medicina narrativa, non si può improvvisare, non si possono raccogliere le storie dei pazienti purché sia, oppure ci vuole un percorso di formazione. E quindi però questo percorso è importante perché ti permette di acquisire, di comprendere, di integrare diversi punti di vista, che è quello della persona che ha il problema, la famiglia, l'operatore, quindi un'integrazione di questi punti di vista e costruire insieme un percorso di cura. Quindi un percorso che è non solo personalizzato, ma anche condiviso, perché a volte il bisogno del medico di trovare assolutamente una soluzione non è il bisogno della famiglia, non è il bisogno della persona con quel problema, quindi va condivisa. Magari quella persona non vuole, ipotesi, un certo tipo di trattamento, quindi va condivisa e costruita insieme. E quindi in nome di questo abbiamo lavorato tantissimo, adesso qui ve la faccio breve, abbiamo pubblicato una consensus conference che si chiamano linee di indirizzo per l'utilizzo della medicina narrativa in ambito clinico assistenziale, e devo avvicinarmi credo verso la fine, no? E meno male, allora questo qui, allora ci vado un pochino perché è molto bello, quindi questo è un testo molto importante, abbiamo impiegato 2 anni perché seguendo il processo scientifico abbiamo voluto capire cosa possiamo noi utilizzare e come la possiamo utilizzare la medicina narrativa, perché noi siamo un istituto scientifico, evidence based, ok? Quindi noi sappiamo benissimo come medici, e voi siete medici e molti giovani sanno benissimo che queste scelte sono, le scelte mediche sono basate sull'evidence based, sono evidence based. Però abbiamo voluto esplorare quest'altro settore e dire, può la medicina narrativa essere complementare, non sostitutiva dell'evidence? Possono essere già un bifronte o comunque vedere di ricostruire questo? E abbiamo impiegato 2 anni facendo una revisione sistematica della letteratura scientifica, facendo tante riunioni con esperti, tante riunioni con anche con le persone interessate, quindi come genericamente si chiamano stakeholder, con le associazioni dei pazienti, con gli esperti e così. E abbiamo costruito queste linee di consenso che se vi interessa la materia, vi suggerisco di leggere. Sono passati tanti anni però, e quindi 4 anni, e abbiamo anche pensato di ampliare questo settore e quindi creare uno spazio ancora più ampio che è quello di Health Humanities. Creare cioè un incontro non solo per la narrativa, non solo per la medicina narrativa, ma un'area di incontro fra l'arte, intesa in senso ampio, la cultura umanistica, le scienze della salute, non soltanto medicina, e le scienze sociali. Per fare che cosa? Promuovere e facilitare la conoscenza, l'apprendimento di aspetti riguardanti la salute e la malattia. Perché poi parliamo sempre di malattia, ma sarebbe bene concentrarsi anche su preservare la salute. Bene, quindi questo è un laboratorio, diciamo che è la continuazione, nonché l'ampliamento di quello che era la medicina narrativa. Vedete qui le colleghe, sono tutte al femminile. Angela, abbiamo Amalia Gentile, abbiamo Angela, Amalia Egle Gentile, Angela Rocco, vedete qui i nomi insomma, che collaborano. E la nostra intenzione è proprio continuare a fare ricerca, a fare formazione e comunicazione. Abbiamo fatto però nel frattempo, vi volevo illustrare molte cose, non è che con questo. Siamo partiti per esempio dai bambini, insieme alla dottoressa Taranto, abbiamo raccontato ai bambini, vogliamo raccontare ancora viva, che cosa sono le malattie rare, come ci si rapporta, come
come si vive con una malattia rara, perché poi questo è con gli occhi tuoi, una videofavola bellissima, peraltro ancora scaricabile dal sito del Ministero della Salute. Ci sono state molte, c'è un progetto europeo anche su questo, vinto dalla dottoressa collega Amalia Gentile, che si chiama STOR, e abbiamo fatto anche opere teatrali grazie alla passione di Mirella Taranto per questo settore, che oltre a dirigere l'ufficio stampa dedica uno spazio emotivo, ecco, direi, oltre che il suo tempo emotivo, intellettivo, alle malattie rare. E abbiamo fatto anche, quindi raccolto, lei ha raccolto delle storie dalle persone con malattie rare, dai genitori, li ha trasformate in un libro che si chiama Controvento, e da qui un'opera teatrale bellissima, peraltro. Ecco, procediamo. Adesso abbiamo intenzione, abbiamo appena lanciato questo nuovo progetto che si chiama, un acronimo interessante, LIMENAR, che vuol dire usi e contesti applicative delle linee guida per la magia narrativa. Cioè, in pratica abbiamo fatto quelle linee guida, vogliamo vedere se si sono state utilizzate. Nazionale sappiamo che sono state utilizzate, ma quanto, dove, come, in quali contesti, in quale realtà. E poi vogliamo anche capire, perché intanto continua l'evoluzione, c'è una maturazione ulteriore del settore, è possibile aggiornarle? Io penso di sì, e quindi dovremo, e comunque continuare a crescere su questo. Vi volevo parlare, questo mi dedico di nuovo ancora ai giovani, di un concorso proprio in questo spazio, aprire spazi nuovi di comunicazione e di partecipazione. Abbiamo 12 anni fa inventato un concorso artistico letterario, Il volo di Pegaso, insieme ancora con Mirella, concorso letterario, artistico, vedete, e musicale, dedicato alle malattie rare. Siamo arrivati, questo era nato per dare spazi di espressione artistica non solo alle persone con le malattie rare, ma a tutti, anche gli operatori, ai cittadini in generale, e siamo arrivati alla 12ª edizione. Il tema di quest'anno è La bellezza unisce le persone. Abbiamo pubblicato i risultati anche su riviste scientifiche prestigiose, quale Lancet, quindi è una cosa a cui, diciamo, dedichiamo molte energie. Il concorso, cari ragazzi, è aperto. Ci sono, vi volevo far vedere qui, l'ho saltato, sezioni letterarie, quindi potete partecipare con un racconto, narrativa, poesia, disegno, pittura, scultura, fotografia, oppure grafica digitale, oppure composizione, interpretazione musicale. Scadrà il giorno della Befana, quindi abbiamo tanto tempo ancora, pensateci, e quindi partecipiamo, e poi i vincitori, c'è una giuria indipendente da noi, fatta da espertissimi, da persone esperte in ognuno nel settore, e festeggiamo insieme in prossimità della giornata mondiale per le malattie rare. Quest'anno sarà fatta nel Teatro Eliseo. Abbiamo anche fatto molto per la Notte dei Ricercatori. Voi sapete che esiste tutto un movimento per la Notte dei Ricercatori, questa iniziativa, e c'è anche, ecco, un percorso alternanza scuola-lavoro che curiamo molto, arte e scienza nelle malattie rare. Questo è quello che vi ho citato prima, le malattie per bambini, spiegate ai bambini, una videofavola bellissima, illustrata benissimo, e questi sono i nostri contatti. Soprattutto dico ai giovani, se volete intanto avvicinarmi a questo settore, con un concorso, con una poesia, un racconto, una fotografia che vi colpisce. Il tema è molto ampio, quindi contattateci e ci rivedremo presto. Grazie. Grazie. Ecco. Con l'avvento di internet e in particolar modo con i nuovi sistemi moderni di comunicazione, la comunicazione è cambiata radicalmente. Negli ultimi 18 anni veramente ci siamo trovati dal comunicare solo attraverso la carta stampata ad avere un'infinità di fonti. Tutti si sono dovuti adeguare, avete visto la sanità locale, avete visto le istituzioni pubbliche, avete visto i compartimenti vari delle varie specializzazioni, quindi gli ospedali, gli enti di ricerca, come cercano di comunicare e di impattare con il pubblico, in particolar modo con quelle che saranno le giovani leve. Quindi indire concorsi, indire realizzare libri, video, spettacoli teatrali, proprio per entrare nel cuore, per arrivare proprio a seminare la comunicazione. Di strada se ne è fatta tantissima, se andiamo ad analizzare ogni periodo storico. Molta se ne farà ancora, cosa certa
è che la confusione regna sovrana. Cioè, noi abbiamo scelto, meglio, la nostra dottoressa Salvatori, responsabile insieme al dottor Baiano, scientifica del progetto, ha scelto come immagine la Torre di Babele. Ed è proprio una Torre di Babele moderna quella che noi abbiamo sentito oggi. Tante voci che parlano e un po' di confusione c'è rimasta sicuramente. Chi ce ne parla in una maniera estremamente ironica, perché l'ironia e la satira fanno muovere questo nuovo mondo, è proprio il dottor Giuseppe Tipaldo, perché lui parla, pensate un po', a un titolo dell'intervento che parla da solo: Capre, Iene e Grilli, la pseudoscienza in medicina. Il dottor Tipaldo. Ecco, facciamo questo piccolo innesto veloce, questo piccolissimo innesto veloce che io pensavo che già stessero adoperando, invece anche no, quindi abbassiamo un secondo. E queste ovviamente sono le ultime battute finali di questo nostro incontro, per cui poi dopo avremo le conclusioni, ancora qualche attimo e poi vi libereremo e siamo pronti. Le cedo il microfono. Bene, grazie, grazie per aver così spontaneamente, ragazzi e ragazze, aspettato fino a quest'ora il mio intervento. So che lo avete fatto per puro spirito di sacrificio, comunque vi ho visto mangiare 7,5 kg a testa di bomboloni e quindi ci avete anche poco di cui lamentarvi. Di che cosa vi parlerò io dopo aver scoperto che non usate TikTok? Quindi io non ho grandi domande da farvi, perché invece avrei voluto sapere tutto del perché milioni di ragazzi in giro per il mondo stanno facendo questi video bellissimi imitando i principali idoli del momento, ma siccome non lo usate ci faremo un selfie alla fine, così finalmente scoprirete che anche i quarantenni non sono tutti quelli del buongiornissimo, come invece credete voi, persone false. Bene, cosa ci dice Darwin prima ancora che scoprissimo l'esistenza di Facebook? Ci dice che alle volte non sapere è molto meglio di sapere, perché ti fa vivere più serenamente. E questo anche un filosofo fenomenologo, non nel senso di Fabri Fibra, ma nel senso del tipo di studio che faceva, Bertrand Russell, lo chiarisce in questa frase che vedete lì sotto. Cioè l'idea è quella che ci sia forse un paradosso tra chi sa, ma proprio perché sa, diceva Socrate, sa di non sapere innanzitutto, quindi ha molti più dubbi e molte più insicurezze. Riprendo la citazione di Bobbio, che ha fondato il dipartimento, la facoltà nella quale io insegno a Torino, e invece chi non sa non è probabilmente nelle condizioni di rendersi conto di quanto questa lacuna è profonda. E ha una reazione, purtroppo lo psichiatra è andato via stamattina, perché gli psichiatri oltre a essere bravi sono anche furbi, quindi ha tagliato la corda appena potuto. No, ma sto scherzando, invece non è vero, non stavo scherzando. Però non c'è più lui, quindi non gli possiamo chiedere quale meccanismo mentale governa il fatto che quando non sai, non solo non ti rendi conto di non sapere, ma ti sopravvaluti al punto da ritenerti la persona migliore o tra le persone migliori per avere voce in capitolo. C'è un effetto, in realtà lo abbiamo studiato verso la fine del secolo scorso, grazie a due studiosi della Cornell University, che è una delle università più importanti degli Stati Uniti d'America, che diedero a questo fenomeno proprio il loro nome. Uno era un professore, l'altro era il suo miglior allievo, e diedero a questa sorta di contrappasso dantesco di chi non sa che si ritiene invece saputo, fatemi usare queste perifrasi, frastiche passive in maniera irregolare, diedero il loro nome, e il nome oggi lo potete tranquillamente cercare su Wikipedia, cioè dove tra qualche anno andrete a copiare la vostra tesi di laurea, si chiama effetto Dunning-Kruger.
L'effetto Dunning-Kruger è un effetto che ha misurato scientificamente qual è la portata di questa lacuna conoscitiva e quanta distanza c'è tra quanto tu ti percepisci preparato e quanto poco poi lo sei in realtà, ok? Cioè le capre si considerano non leoni qualunque, si considerano proprio Mufasa e Hakuna Matata a tutti. Ma la cosa più interessante che mi porta verso questo discorso è l'ultima frase, perché voi potreste sapere chi è Charles Darwin, me lo auguro per voi. Potreste non sapere chi è Bertrand Russell perché non faceva parte, diciamo, della trap della filosofia dove c'erano Platone, Kant, quelli che insomma andavano su NTV tutti i momenti e facevano i milioni di visualizzazioni su YouTube della filosofia, e quindi Bertrand Russell era un po' di nicchia. Ma sono certo che non potete in nessun modo sapere chi diavolo fosse MacArthur Wheeler, il quale il 19 aprile del 95 disse la frase più importante per capire che cos'è la società della pseudoscienza. Disse: mi sono spalmato il succo, but I word juice. Okay? Cioè mi sono messo il succo in faccia. Com'è possibile? Ora direte: questa persona è ubriaca, io sono assolutamente ubriaco, ma vi assicuro che c'entra con quello che vi dirò. Però siccome un'importante ricerca dice che se tu durante la tua presentazione fai vedere almeno 3 volte la copertina del tuo libro, poi qualcuno effettivamente te lo compra, questa è la prima delle 3 volte in cui durante la mia esposizione vi farò vedere. D'altronde non state continuamente appiccicati a scaricare illegalmente serie TV e vedere partite di calcio mentre attorno sulla pagina web compaiono pubblicità che vanno dai siti porno ai siti porno, perché purtroppo ormai il mercato web funziona solo con quello. Il 96% del deep fake al momento è porno, ok? Questo può fare ridere, quando invece un futuro presidente, una futura presidentessa di uno Stato nazionale finirà sui notiziari perché qualcuno monterà la notizia che circola in rete un video porno che lo ritrae o la ritrae, rideremo molto meno. L'unica speranza è che non noi, perché noi non abbiamo questo tipo di immunità, ma loro saranno talmente vaccinati alle notizie false, saranno talmente abituati a galleggiare in un dove il vero, il verosimile e il falso si mescolano, per cui non reagiranno come reagiamo noi oggi, cioè in panico totale per la rovina della nostra reputazione, ok? Questo è l'unico vero antidoto che abbiamo al deepfake, certamente non la possibilità di certificare. Quindi, tra l'altro, dicevo, Amazon è talmente potente che l'ha messo in sconto subito appena è uscito, ma comunque... Com'è possibile, questa è la domanda da cui la mia attività di ricerca all'università e il libro di cui vi sto parlando è nato, com'è possibile non che i cretini credano alle cretinate, perché che i cretini credano alle cretinate, questo ce l'ha detto già Umberto Eco, tutti ricordiamo quando è venuto da noi a Torino e ha ricevuto da un mio caro amico, collega Massimo Leone, la laurea honoris causa per tutto il percorso che ha fatto, e disse quella famosa battuta insieme al mio ex rettore: il web, i social hanno dato la parola a milioni di cretini che prima le loro cretinate le dicevano nei bar, eccetera eccetera. Quello che Eco ha detto era assolutamente centrato, e ovviamente anche se ha fatto un po' di scalpore ne ha fatto meno di quello che avrebbe fatto se l'avesse detto chiunque altro e non lui. Ma c'è un'altra cosa che sociologicamente parlando e non semioticamente parlando, lui era un semiotico, è un filosofo, è interessante. Cioè il fatto non che i cretini credano alle cretinate, questo, ma che le persone mediamente ben istruite e intelligenti credano alle cretinate, perché questo è il problema di oggi. Questo è il problema con cui i medici davvero molto interessanti e assolutamente encomiabili per l'impegno che stanno facendo, e che non è così scontato, e che ci possiamo permettere perché la nostra è ancora una sanità pubblica con tutti gli acciacchi e Dio la benedica, questo è il vero problema che loro incontrano quotidianamente. Non che hanno a che fare con dei protozoi da convincere e gli senti piccola molecola,
cerca di capire, sei stupido, ma con persone che sono ragionevoli, con persone che sono in grado di muoversi nel mondo, alle quali purtroppo è successo qualcosa. E vedremo che cosa è successo. Perché però preoccuparsene? Io adesso vi farò vedere delle storie, che sono tutte storie che, se le guardiamo dal punto di vista della scienza, cioè dei buoni, sono a lieto fine. Se le guardiamo dal punto di vista degli eroi finti, che però sono stati creduti tali per un po', inventori, maghi da strapazzo, guru, semidivinità, eccetera, eccetera, sono storie invece che sono, non sono a lieto fine, perché queste persone che si sono accreditate come eroi per un certo periodo, per fortuna sono state smascherate. Quindi se queste storie dopo un po' alla fine si risolvono da sole, come Breaking Bad, tra l'altro grazie per essere qui e non aver visto El Camino, cosa che probabilmente avete visto stanotte o vedrete stanotte, infatti, bravi. Io l'ho detto che siete persone false, vi conosco bene e quindi vi aspetto all'università. Però perché preoccuparsene se tanto queste storie finiscono sempre, non dico automaticamente, ma con un certo, con una certa evoluzione finiscono con uno smascheramento? Non ho il tempo di argomentare perché è tardi e non vi posso far annoiare più di tanto, però vi anticipo alcune delle cose che nel libro dicono, è importante preoccuparsene anche se finiscono e si estinguono da sole, perché se la conclusione arriva ed è una conclusione positiva, la scienza trionfa e smaschera chi prova a usarla stuprandola, consentitemi il termine forte, per i propri interessi o per le proprie illusioni. Il problema è che le ferite sociali che lasciano questo tipo di storie invece rimangono, e rimangono per decenni. Vedremo ad esempio, sono contrario a tutti gli spoiler cheat, e quindi non vi dico ancora cosa vedremo sui vaccini, però sappiate questa cosa: le storie di pseudoscienza ci dicono che le ferite che generano non si rimarginano così facilmente. Ferite che sono di tipo culturale, sociale, politico e nell'interazione con i media, cioè inquinano la cultura civica di un paese. Ecco perché è importante occuparsene. Ecco perché è importante provare a ragionare su quali elementi la scienza umana, sociale e la scienza dura ci può offrire per cercare di smascherarle, riconoscerle, limitarle, confinarle in anticipo. Perché vedremo, e qui anch'io posso dire che il mio libro nasce da un'intuizione che mi è venuta ascoltando un'intervista di Veronesi alla DN Kronos nel 2013, quando Veronesi, di fronte all'ennesimo caso di pseudoscienza, purtroppo era il caso Stamina, disse: siamo di fronte allo stesso canovaccio, citando alcuni dei casi che adesso vi farò vedere. Ecco, se noi però questo canovaccio lo scriviamo, lo modellizziamo, quindi lo disegniamo, è probabile che poi abbiamo una specie di radiografia che, quando mettiamo contro luce all'ennesima storia che ci puzza, probabilmente scopriamo che quella sì è la frattura di un altro paziente, ma quella frattura scomposta è la millesima frattura scomposta che io, radiologo, nella mia carriera sto vedendo. Quindi non mi posso stupire come se fosse la prima volta. È cambiato il paziente probabilmente, ma il fenomeno non è cambiato, se però ho un modello che posso mettere contro luce. Ecco il principio per cui vale la pena occuparsi di queste storie. E l'altro principio, e qui mi fermo su questo tema che ci porterebbe a dibattere per giorni sulla democrazia, è che nel momento in cui arriviamo a mettere in discussione l'apice, il vertice della conoscenza che gli esseri umani in secoli sono riusciti a produrre, ricordatevi che Galileo e gli altri smontavano con il metodo scientifico l'assolutismo delle monarchie e delle religioni, cioè la scienza è stata usata per creare uno spazio pubblico di discussione e di confronto che non fosse gravato dall'uso violento del sapere, e l'uso violento del sapere era quello del monarca, lo Stato sono io, o del Papa.
io sono il rappresentante di Dio sulla terra, lo sto dicendo da cattolico, non sto facendo il mangiapreti, sto dicendo che la scienza nasce perché si insinua in un solco che garantiva a chiunque, a prescindere dal ceto, dalle possibilità, dal credo, di esercitare l'intelletto che madre natura gli aveva fornito. Ecco perché è importante occuparsi di questa cosa ed ecco perché la pseudoscienza è un vulnus democratico, cioè un problema epidemiologico della democrazia. Allora, prima però cerchiamo di capire in che contesto ci muoviamo, perché se dobbiamo analizzare un fenomeno dobbiamo capire il contesto dentro il quale questo fenomeno agisce, che non è quello a cui molti di noi sono stati socializzati da piccolini, tranne voi, ok? Cioè quello dei media tradizionali. Che cosa c'è di interessante oggi su internet? Rispondetemi. Non ve l'ho chiesto, ve lo sto comandando. Cosa fate? Cioè, come spendete le vostre ore attaccate a un telefonino? No, sono mezzo sordo perché ho passato la mia vita a suonare quello strumento che adesso è lì montato, buttato, che si chiama batteria, quindi dovete urlare. Cosa fate? Non vi ho chiesto il teorema di Euclide, eh? Ah, però, per ora. Come? I cavoli degli altri, ho un po' di onestà con l'H davanti, onestà, primo. Poi? Abbiamo scoperto che loro non fanno niente sui social, il che potrebbe, vedendo il tipo di musica che sta diventando popolare, potrebbe anche essere vero. In realtà glielo lo devo dire io. La prima cosa che fanno è cercare le serie, perché comunque è vero che Netflix costa solo 11,99 euro, ma porca miseria, sono 11,99 euro. Così create 60.000 profili e vi guardate a turno Netflix e quindi usate il cellulare per dire tocca a me, disconnettiti che non riesco a collegare. Tu hai già visto abbastanza. Poi non ancora voi, perché non avete ancora bisogno di dimostrare quanto siete appetibili sul mercato delle relazioni umane, dimostrando di saper cucinare, ma tra un po' vi capiterà anche a voi. E quando vi capiterà di dover dimostrare di essere appetibili per un partner perché sapete cucinare, perché dopo 15 anni di serie che ci fanno vedere che cucina, che cosa devi saper fare per poter essere, come dire, contemporaneo? Saper cucinare, chi l'avrebbe mai detto? Ora, il problema è che non è che vanno la cucina micro, macro, bio, sì, c'è tutto un mercato, la realtà è che tu vai su Tasty Recipes, che fa milioni di fan su Facebook, e questi ti prendono l'olio di colza, perché l'olio di palma è troppo sano, l'olio di colza, lo friggono come da McDonald's, lo passano dentro il motore di un tir, poi gli mettono sopra un po' di strutto, il plutonio impoverito, sopra lo impanano con la Nutella, che a quel punto è la cosa più leggera che potrebbe capitare in una ricetta di questo tipo, e te lo chiamano spaghetti bolognesi, perché sono americani, ma spaghetti bolognesi? Infatti poi questa ragazza durante il suo dottorato fa un libro che ti insegna, ma proprio con i disegnini che la sorellina gli ha fatto, come si fa la cacca, perché dopo che mangi così non sai più cagare, cioè come fai? Come fai ad andare in bagno se mangi quelle porcate? E questa vende più di Harry Potter in Germania, lei è tedesca, ed è riuscita a battere Harry Potter, quindi ha venduto più di Harry Potter, è diventata un idolo, poi ovviamente gli idoli del web cadono come nel domino quando fanno i fenomeni e quindi spariscono. Però poi cerchiamo lo streaming, è diverso, c'è Now TV, c'è Sky, DAZN non lo dico perché DAZN sta ancora trasmettendo la vittoria dell'Italia ai mondiali dell'82, però quindi sta ancora swappando un attimo. Calcio d'inizio, bellissima partita, siamo 5 più recupero, ma come? Non ho visto neanche un fotogramma. Va bene, benvenuti a DAZN, qui ci sarà il direttore di DAZN che mi avrà già querelato probabilmente per le battute che ho fatto. Poi ci facciamo i fatti degli altri, innanzitutto delle vostre cerchie, questo è vero, questo è vero. Questa è una mutazione antropologica, noi stiamo ridendo, ma questa è una mutazione antropologica. Quando un sociologo o un antropologo dicono mutazione antropologica, non stanno giudicando nessuno, esattamente come il tuo medico quando ti legge il colesterolo non ti sta dicendo sei un coglione perché ce l'hai alto, ti sta solo dicendo
poi l'ha pensato, però ti sta solo dicendo ce l'hai alto, punto, fine della storia. E così dico io, è una mutazione antropologica, non è un giudizio di valore. Resta però il fatto che in questa mutazione antropologica non possiamo stare senza spiare dal buco della serratura gli altri. Questo è il fatto. Ogni tanto, a furia di spiare, ci illudiamo pure, perché siccome le informazioni sono alla nostra portata, così come ci sediamo davanti al professore e gli spieghiamo a lui che cos'è la medicina, e a un avvocato che cos'è la legge, e a un pilota d'aereo che cos'è l'ingegneria aeronautica, allo stesso modo ci illudiamo dicendo ma visto che c'è questa notizia, io prendo e parto, vado a Los Angeles e mi propongo, perché insomma ormai sono tornati liberi e vuoi mica. Quando capiamo che invece la realtà dalla fantasia è ancora molto lontana, poi viriamo su... lo so che i ragazzi stanno vedendo questo logo per la prima volta, adesso vi sparo flash come in Men in Black, così lo dimenticherete e tornerete a leggere Topolino. Ma quando un archeologo tra qualche secolo tornerà qui e scavando troverà i resti della nostra civiltà, dedurrà, probabilmente sarà un robot con l'intelligenza artificiale perché ci saremo già estinti a furia di fare guerre e non pensare al cambiamento climatico, quindi il robot che sarà sopravvissuto all'umanità tornerà qua scavando e troverà questo, cioè troverà che nell'era dell'informazione digitale gli esseri umani avevano raggiunto il massimo della tecnologia nella loro storia millenaria per poi postare video di gatti. Gatti che gli metti uno zucchino vicino e si spaventano, saltano, fanno 4 metri di salto in alto e queste cose fanno milioni di visualizzazioni e tu sei lì seduto, probabilmente sul cesso, e guardi questi gatti che si spaventano con le zucchine o litigano e si danno le mazzate e qualcuno sotto tagga la sua amica o il suo amico del cuore dicendogli vedi come noi, bellissimo, va bene, però... Tutto questo che vi ho raccontato e molto di più produce in ognuno dei minuti che ho già sprecato, quindi avrei già dovuto concludere, ma siccome sono l'ultimo per me potete anche svenire sulle sedie, io vado avanti, come in Highlander ne resterà soltanto uno, in ognuno di questi minuti è successo questa cosa qua. È successo ad esempio che su Tinder, un'altra cosa che voi non conoscete perché non ne avete bisogno, ma che forse questa parte del pubblico incomincia a frequentare, ci sono stati in un minuto 1,4 milioni di swipe. Ora, gli swipe facciamo pure tutti finta di non sapere cosa sono, ma sono invece il modo con cui su Tinder si sceglie un potenziale partner per fare sesso. Poi adesso si dice per uscire, perché Tinder sta cercando di ovviamente ampliare il mercato. La verità è che Tinder è una piattaforma per il mercato del sesso, è inutile che chiamiamo le cose in un altro modo, siamo tutti non maggiorenni ma almeno vaccinati, vorrei proprio che qui dentro lo fossimo, e quindi si può dire, cioè mentre prima dovevo fare tutto un rito sociale, di corteggiamento, tira e molla, adesso mi iscrivo a Tinder, swappo e quando swappo da una parte sto dicendo che non mi piaci, quando swappo dall'altra parte ti sto dicendo che probabilmente ce n'è, e se anche l'altro reagisce allo stesso modo Tinder ti dice guarda che c'è un interesse reciproco, era tipo quando forse lo facevate anche voi, io sì alle elementari, tra rose e fiore, cioè parte una musichetta in cui si dice che i due si piacciono e forse si sposeranno. 1,5 milioni di queste scelte in un minuto. Per dirne una, vogliamo parlare dei 200 milioni di email, dei 2 milioni di snap creati su Snapchat, che diciamo è il più sfigato dei social, visto che Instagram gli ha copiato tutto quello che poteva copiare. Cioè, però stiamo parlando di un'enorme quantità di dati che si produce ogni minuto. In maniera divertente, simpatica, per fare cose che prima richiedevano la compresenza, dal corteggiamento agli acquisti, agli apprezzamenti, alle foto, ai racconti, alle lezioni, ma anche per fare cose come questa. E qui purtroppo si smette di ridere, perché qui una signora con nome, cognome e foto profilo si imbatte su Facebook in una foto di un bambino che mangia un hamburger e gli augura di morire da giovane di cancro. E qui ci sono due cose, una morale che è l'augurio e quindi già fa un po' ribrezzo, ma la seconda invece è un errore clamoroso della signora, che è un problema pseudoscientifico di come i media hanno raccontato il report dello IARC del 2015 che parlava di carni rosse, carni lavorate, carni insaccate e tumori del colon retto, perché quello studio era uno studio di probabilità
combinate. I giornalisti l'hanno letto soltanto nel report finale, l'ultima pagina, pagina 498, in inglese e in più senza avere competenze adeguate probabilmente di calcolo combinatorio, e quindi il risultato qual è stato? Il risultato è che tutti i media, non quegli sgualfi che fanno di mestiere la produzione di fake news, ma anche media grossi nazionali, tranne il TG Leonardo, tutti hanno all'inizio abboccato a provata il rapporto tra carni e tumori, dando numeri tipo del 16-18% di probabilità in aumento. Questa cosa non è mai stata detta, era il 16-17% di probabilità in più rispetto alla probabilità della distribuzione di frequenza a livello epidemiologico con cui il cancro del colon retto incide sulla popolazione, solo che detta così non ci sta in un tweet. Avete capito qual è il problema? E allora se io dico scoperta la causa aumenta del 16-17%, ho detto una mostruosità, perché la probabilità normale epidemiologica è del 5%, il 16-17% del 5% spostava di un punto percentuale, cioè dal 5 al 6. Quindi non è che non c'è e non è stata osservata, tra l'altro il rapporto causa-effetto non era provato, era un rapporto probabilistico, ma teniamolo pure per buono. Comunque un conto è raccontare che dal 5 passo al 6, un altro conto è dire che poco sotto la sigaretta c'è la carne. Perché la sigaretta è il 25, se io dico che il 16, 17, 18 è la carne, sto dicendo che se fumo e mangio un hamburger sono fottuto. Cioè, okay. Questo è il punto. Però capite che se questa informazione circola, poi tempo dopo viene usato da qualcun altro per augurare la morte a qualcun altro, perché probabilmente ha bisogno di costruire il proprio percorso di identità rafforzando la sua identità vegana, il che va bene. Ma perché mi devi venire a rompere le scatole a quel poveretto? Cioè, che problema c'è? In realtà c'è un problema perché siamo animali sociali e la nostra identità la costruiamo sia cercando di capire chi siamo noi, cosa che ci mettiamo forse tutta una vita per capirla, ma anche capendo, per differenza rispetto agli altri, chi siamo. Io non sono te, mi sono fatto delle idee su me stesso, per differenza. Quindi se io sono vegano, se io sono juventino, ho bisogno di rafforzare la mia identità, se ci credo veramente tanto, anche trovando un'alterità che mi sembra più un nemico che un diverso e basta. Cioè il problema dei social è anche che, per come funzionano, tendiamo a non essere più abituati a metabolizzare il diverso, che non vuol dire imitarlo, vuol dire semplicemente ammettere che possa esistere esattamente come possiamo esistere noi. Questo è il principale problema dei social. Infatti non è passato neanche una settimana che parte il meme, questa è la signora di prima che augura la morte, a cui viene data della cagna, okay? Con una rima che fa ridere solo gli stupidi, perché tu puoi dire tante cose di questa signora, ma solo perché è una donna le stai dando della puttana. Il che non funziona. Quindi l'odio ha generato altro odio. Ok? E poi non mi fate fare branduardi andando avanti. Ma la domanda era sempre questa: perché succedono queste cose? Succedono queste cose, mi avvio alla conclusione, perché nelle discipline socio-economiche è noto un teorema che si chiama teorema di Thomas, che poi un sociologo americano degli anni 50 riprende e chiama profezia che si autoadempie, che dice che se le persone definiscono come reali certe cose, quelle cose diventano reali nelle loro conseguenze. Ok? Questo ha degli impatti enormi, per esempio nella finanza, negli affari, nelle relazioni interpersonali. Uno psichiatra parlerebbe della gelosia patologica in un certo modo, un sociologo parla della gelosia patologica in questi termini. Che cos'è la gelosia patologica? Il fatto che il tuo livello di confidenza in te stesso e di fiducia nel partner sono così bassi che tu ti convinci che qualunque piccolo indizio che non c'entra niente, un ritardo, il fatto che sto guardando il cellulare, il fatto che mi sia messo, che abbia scritto un messaggio, che abbia messo un like a qualcuno, voglia dire che ti sto tradendo, che se non ti ho ancora tradito lo sto per fare, che ti sto mentendo, che. Poi le conseguenze però diventano reali, tu diventi violento,
Oppure l'altra persona è talmente esasperata che ti molla e quindi tu la perdi esattamente come temevi di fare se ti avesse tradito, ma magari non ti ha tradito, però tu lo ritieni reale. Un sociologo guarda il deficit di fiducia che c'è sotto questo tipo di atteggiamenti. E che cosa potremmo dire per il fatto, ad esempio, che, come avevo detto, tre volte e tre volte ritornerà. Sempre in sconto, peraltro. Vediamo rapidamente alcuni casi in cui queste profezie che si autoadempiono si sono effettivamente autoadempiute. Alcune immagini dal passato. Sicuramente da questa parte riconoscerete, dall'altra parte invece penserete che sia mio nonno. No, mio nonno era assolutamente più ignorante di quest'uomo che faceva il veterinario, ma certe cazzate non gli credeva comunque. Quest'uomo è un veterinario di Agropoli, si chiama Liborio Bonifacio. Una notte ha mal di denti, si mette a pensare e dice: non ho mai curato una capra a causa di un tumore. Cioè la sua idea è: ho curato tante bestie malate di tumore, ma non mi sono mai capitate capre, quindi le capre non sviluppano il tumore. Che già così tu dici: oh, però cazzo, te Aristotele proprio, Poi va oltre e dice: quindi siccome le capre non sviluppano il tumore, se io estraggo qualcosa di caprino e lo inietto in un malato oncologico, lo curo. Ridete. Ora, lo psichiatra di nuovo, quando servono gli psichiatra non ci sono mai o costano troppo, però facciamo finta che ci sei. Caro psichiatra, per quale motivo tra tutte le cose che puoi prendere da una capra hai deciso di prendere la merda e le urine? Perché gli potevi prendere il pelo, la coda, le orecchiette, il latte? No, la merda ha preso e ha filtrato la merda, l'ha trasformata in boccettini così e le iniettava in pazienti, generando per un decennio code e proteste di migliaia di persone che chiedevano, supplicavano di essere curate così, ma che non c'era abbastanza, le capre non ne facevano abbastanza evidentemente e quindi non c'era abbastanza sostanza da iniettare. Il siero Bonifacio c'è ancora oggi su Wikipedia. Voi andate, cercate siero Bonifacio e se non l'hanno cambiata la definizione è questa. Quando poi l'erede, uno dei figli, cercherà di proseguire esattamente come è successo con il caso di Bella, la storia del padre, pensò che siero Bonifacio era troppo legato alla merda di capra, quindi brevettò un nome, il nome di oncoclastina, che è un po' una supercazzola, però funziona, perché se tu dici mi curo con l'oncoclastina, cioè è già sopra l'omeopatia l'oncoclastina, perché onco ricorda, clastina ti sa qualcosa di plastico, di chissà dentro come ti cura bene, è sempre la merda di prima e non serve assolutamente a niente, però intanto soldi pubblici negli anni 60 per fare una sperimentazione ministeriale vennero spesi, non perché il ministero lo desiderasse, ma perché l'allora ministro Altissimo dichiarò: l'opinione pubblica sta gridando a gran voce che vuole questa cosa e dobbiamo accontentarla. E così fu fatto, come fu fatto, e quindi non la ripeto la storia, con il caso di Bella 20 anni fa. Voi non eravate nati, io facevo invece la vostra scuola adesso e quindi me lo ricordo bene, il casino mediatico che scoppiò per un anno per una cura che si sapeva fin dall'inizio che non sarebbe risultata efficace, ma che portò via alle finanze pubbliche alcuni miliardi per fare una sperimentazione sul territorio nazionale. Oggi dobbiamo parlare invece di una vittima. L'olio di palma, di cui io non sono un grande fan perché la Nutella non mi fa schifo ma di sicuro non ci impazzisco, però nel giro di un anno e mezzo una campagna partita sul web, su change.org, la piattaforma dove si acquisisce gratuitamente tutti i vostri dati quando firmate petizioni più o meno sensate, una petizione in un anno e mezzo raggiunge così tante 170-180 mila firme, Report gli fa anche un servizio, insomma in un anno e mezzo abbiamo tolto l'olio di palma da praticamente tutti i prodotti che troviamo nell'industria dei biscotti. Come possiamo concludere? Passando per un uomo
che il giorno dopo il terremoto dell'Aquila dichiarò che sapeva predire i terremoti, e abbiamo dato voce anche a quest'uomo che ha illuso anche sulla pelle di famiglie che avevano il dolore di feriti e di cari defunti sotto le macerie, per non parlare poi di questo che abbiamo prodotto a Torino, laureandoli in lettere, facendogli insegnare per un po' psicologia e poi di fatto diventando professore associato di marketing a Udine, che però a un certo punto le Iene trasformarono nel più grande guru delle cellule staminali. Anche qui. Questo è molto complicato, ma io vi voglio attrarre solo momentaneamente l'attenzione. Qui sotto c'è scritto Wakefield. Questo è Facebook nei mesi in cui in Italia diventa obbligatorio, passa la legge sull'obbligo vaccinale. Quindi queste sono le conversazioni su Facebook in Italia. Qui sotto c'è Wakefield, andatevelo a cercare su Wakefield, chi è Wakefield, perché non ho tempo, però sappiate che la porcata che Wakefield fa con quello studio falso e tutte le altre cose che lo portarono alla radiazione è vecchia di 21 anni. Quindi sul web non muore mai la cattiva informazione, perché 20 anni dopo le persone useranno quel caso per giustificare la loro ritrosia a vaccinare i propri figli. Perché questo capita? Veramente sto concludendo. Perché i media ormai, per mille motivi, non li voglio approfondire adesso, hanno deciso di trattare, tranne rare eccezioni, l'informazione scientifica come l'informazione di costume politica. Quindi, se sto parlando di calcio e c'è una partita, devo portare un commentatore che fa il tifo per uno e un commentatore che fa il tifo per l'altro. Se sto parlando di politica e non coinvolgo tutti i principali stakeholder durante una campagna elettorale, violo la legge sulla par condicio. Ecco, il problema è che i media stanno usando l'idea della par condicio anche quando parlano di scienza, ma la maggior parte dei temi scientifici non sono distribuiti in maniera omogenea dentro la comunità scientifica, sono molto polarizzati, cioè per un Franco Prodi che dice minchiate sul cambiamento climatico, benché abbia un curriculum di tutto rispetto, ma dice scemenze, ci sono premi Nobel che dicono scemenze. Rincoglioniscono anche i premi Nobel, ragazzi, non soltanto le persone normali. Anche un premio Nobel può dire stupidaggini e dire ad esempio che il problema delle malattie sono gli immigrati, e sto parlando dello scopritore del virus dell'HIV, non del primo imbecille che è passato per strada, ok? Ora, la scienza è molto poco divisa sui temi principali e assolutamente concentrata su posizioni dominanti, non perché sia corrotta, perché il metodo scientifico è l'unico faro che ti aiuta a capire dove sta la verità con la V maiuscola. Ora, perché questo succeda nell'epoca del web e l'illusione dell'influencer di cui parlavo prima, la terza volta del libro, quindi ho veramente finito. Ma vi avevo promesso che vi avrei svelato cosa c'era dietro questo. C'ho ancora 30 secondi per dirlo? Lo volete sapere? Sì. Se no, per me possiamo chiuderla qua. Sarei andato in cura dello psichiatra, ma avete detto di chiuderla qua. Mi sono spalmato il succo. Lo sapete chi è quest'uomo? Quest'uomo è MacArthur Wheeler. Non è un accademico, non è un medico, è un nullafacente di dimensioni particolari, perché è bassino e piuttosto in carne, quindi non passa inosservato. Quest'uomo il 19 e 15 aprile del 95 svaligia due banche a volto scoperto con un'arma da fuoco che punta ai cassieri e alla telecamera. Torna a casa e il suo video ovviamente gira per tutti i notiziari locali di Pittsburgh. A mezzanotte la polizia fa irruzione e lo arresta. Ma lui è incredulo, talmente incredulo che la polizia in commissariato gli fa il test antidroga, perché pensano che sia fuori completo, perché uno che rapina due banche a volto scoperto, sapendo che ci sono le telecamere, gli punta anche un'arma contro, come può pensare che i video non circolino e in breve tempo non venga identificato? Quando capiscono che è pulito, non è drogato, lo fanno parlare e quest'uomo tranquillamente racconta una storia. La storia è questa: un suo amico qualche tempo prima gli parla dell'inchiostro simpatico, acqua e succo di limone, e gli fa vedere che quando scrivi con l'acqua e il succo di limone la grafia emerge soltanto se avvicini quel foglio a una fonte di calore. A un certo punto, per mille motivi che non chiarisce, decide di fare una rapina spalmandosi il volto di acqua e limone. Gli occhi bruciano. Insomma, non è in una situazione ottimale, prende una Polaroid e si fa un selfie.
si fa un selfie per testare se funziona. Però siccome è stupido e siccome gli bruciano gli occhi, fotografa il soffitto bianco. È la prova che voleva. È quello che Bonifacio prima, quella notte dei mal di denti, diceva: non ho mai visto una capra, quindi. Nella foto non ci sono quindi funziona l'inchiostro simpatico. La mia faccia è invisibile, prende, esce, usa una felpa con cappuccio, ma solo per proteggersi dal sole esterno, perché sapeva che, come con l'inchiostro simpatico, una fonte di calore fa emergere la grafia. Quindi lui si toglie il cappuccio quando entra in banca, perché a quel punto è invisibile, e rapina queste due banche. Tre o quattro anni dopo, Dunning e Kruger, quelli del modello di cui vi parlavo all'inizio, negli annali dei fatti notevoli del decennio, trovano questa storia. Ed è da questa storia che hanno l'intuizione della loro teoria, cioè che ci sono delle persone talmente poco competenti, che questa scarsa competenza gli restituisce una saccenza, una sicurezza di sé, che gli porta a collocarsi rispetto a un determinato settore ad un livello quasi professionale, come se lui fosse un rapinatore professionista. Ed è da questa storia che oggi abbiamo ricevuto probabilmente una delle più interessanti teorie per interpretare la società della pseudoscienza, rispetto alla quale a me non resta che dirvi che se mai tempo ci fu per chi si improvvisa qualunque cosa, da medico a rapinatore, non è certamente questo. Grazie. Grazie. Che dire? Interessante alquanto, no ragazzi, l'intervento del dottore. Ora io volevo chiamare due medici, tutti e due Giovanni, così non diamo adito a nessun fraintendimento. Il segretario della Federazione Italiana Medici Pediatri di Libera Scelta, Giovanni Cerimoniale, e il dottor Giovanni Baiano, che invece avete già conosciuto prima, per i saluti finali. Allora, dottore, pronti? Bene, io devo fare i saluti finali innanzitutto perché sono di Minturno e quindi, diciamo, come padrone di casa ho questo dovere e questo compito. Poi volevo spendere due parole di ringraziamento per l'Ordine dei Medici, perché è fatto promotore di questa iniziativa straordinaria, e devo dire l'Ordine dei Medici è, diciamo, considerato tra gli ordini di medici più validi ed efficaci all'interno del panorama nazionale, tant'è che io sono in contatto con gli altri colleghi delle altre province, delle altre regioni, e viene segnalato sempre l'Ordine dei Medici di Latina come quello più aggiornato e quello più, diciamo, sempre attivo, sul pezzo. Sì. E quindi sicuramente l'evento è stato molto apprezzato e molto valido, su un argomento interessantissimo di cui abbiamo sentito da parte del giornalista, mi sembra che tu sia. No, sociologo. Sociologo, veramente un'interpretazione straordinaria, che ci ha fatto vedere quali sono le trappole della comunicazione. In ogni caso la comunicazione è fondamentale, è importantissima, e viviamo in un mondo di comunicazione. E volevo riferirmi a un punto molto importante per i medici, che è quello della comunicazione della diagnosi. Ne abbiamo parlato, ma noi siamo assolutamente impreparati per questo, per cui credo che uno degli argomenti che bisognerebbe affrontare sarà proprio quello nel corso di studi, di anche insegnare questo tipo di argomento. Finisco e ho finito. Grazie. Tutto dicendo che ne abbiamo parlato all'inizio, del fatto che qui si sperimenterà appunto questi corsi per fare in modo che ci sia un avviamento, diciamo, alla professione del medico. Però voglio dire anche che c'è un grosso pericolo. Noi sappiamo che nel 2024 la gobba pensionistica dei medici sarà tale per cui avremo una carenza assoluta di medici. Loro, allora, ce la faranno a diventare pediatri per quell'annata? Ma io me lo auguro, perché anche i pediatri sono tra i medici specialisti quelli ancora più carenti. Allora io credo che uno sforzo da parte di tutte le istituzioni ci dovrebbe essere affinché si cambi un po' le modalità di ingresso all'università. Perché veramente se no andremo a finire come in altre nazioni, che saremo costretti ad importare medici dalle altre nazioni. Vi ringrazio tanto. Grazie dottor Cerimoniale. Noi siamo veramente alla fine, ringraziarvi. Allora, innanzitutto volevo ringraziare tutti i relatori, ma in particolar modo volevo ringraziare il dottor Coppola Gaetano, che voi non avete sentito oggi, ma non mancherà l'occasione per farlo ritornare, che è un eminente giornalista
della nazionale del Messaggero, e quindi ci ha fatto, per noi è un onore che lui sia rimasto dall'inizio fino adesso a sentire un pochino tutti gli interventi, quindi per la prossima volta sarà un'occasione anche per dargli, affidargli una relazione. Io ho ascoltato tutti i relatori, tutti quanti, con molta attenzione. Come Ordine dei Medici penso che abbiamo centrato questo argomento della comunicazione. Ho avuto molto piacere di ascoltare le relazioni dei rappresentanti e dei ricercatori e di chi lavora nell'ambito dell'Istituto Superiore della Sanità, perché indubbiamente voi svolgete un ruolo fondamentale. Io so che ci sono, perché faccio parte di una piccola parte della sanità regionale del Lazio, e quindi so che ci sono rapporti Stato-Regione, e quindi questo rapporto è fondamentale. Però da tutto quello che noi abbiamo detto oggi, e in particolar modo da quello che ha detto il nostro sociologo, facendoci un pochino anche ridere, no? Come giusto che sia, su un argomento che in effetti non è una torre di Babele assolutamente e non lo dovrà mai più essere, però punto giornalisti, istituzioni, regione, medici, soprattutto medici, e io dico di più, società scientifiche, perché quelle devono essere le vostre referenti. Dobbiamo riconquistare un diritto che purtroppo in un sistema sanitario dove la figura del medico sta sempre di più decadendo, si sta sempre di più allontanando dal paziente, si parla molto di aggressioni. Guardate che il problema comunicazioni, dicevo prima, è molto legato al problema delle aggressioni nell'ambito sanitario, perché non c'è comunicazione, di conseguenza noi non riusciamo più ad avere quel rapporto empatico che ci deve essere tra medico e paziente. Allora il medico deve riconquistare assolutamente, perché da questo convegno è emerso in maniera assoluta, deve essere lui il titolare e unico titolare di una corretta informazione in campo sanitario, che si dia parola seria, non alle fake news o alle barzellette, ma quando si parla di qualsiasi argomento devono essere le società scientifiche, con dati di fatto scientificamente dimostrati, con l'evidenza che noi chiamiamo evidenza scientifica, è stato detto, che poi addirittura viene classificata a seconda se è una grossa evidenza incontestabile oppure se solo diventa una raccomandazione. Quindi oggi è il mondo scientifico, è il mondo delle società che deve riprendere assolutamente parola. E io, pur avendo apprezzato tutte le relazioni che ho ascoltato, non sono così su questo punto umanamente predisposto ad ascoltare e stare in silenzio nel rispetto del dolore di una famiglia o nel rispetto del ci deve essere comunque una contrapposizione, cioè chi la pensa in un modo e chi la pensa in un altro. No, voi dovete uscire da quest'aula convinti che la sanità non ha nessun colore politico, la sanità è di tutti. Di tutti, e quindi essendo di tutti, essendo il nostro un servizio sanitario pubblico che viva Dio dura da 40 anni e funziona sulle spalle e sul sacrificio di gente che ci ha lavorato per anni e anni e anni e che ci crede ancora, allora secondo il mio modestissimo punto di vista il messaggio deve essere che noi dobbiamo essere intransigenti, perché situazioni come il siero di Bonifacio, come la pratica di Bella, come la stamina e come altre che sono state purtroppo mediate più dalla politica che non dalla scienza, hanno portato grandi disastri mediatici. E anche le vaccinazioni, badate bene, l'Ordine dei Medici di Latina, ha fatto un manifesto con le vaccinazioni che sono raccomandate e che vanno fatte, perché se uno non incomincia a vaccinare i propri figli per condizioni o per convinzioni errate, creiamo delle situazioni di mortalità che sono una cosa gravissima, cioè si ritorna a rivedere i morti come si vedevano in epoca prima delle vaccinazioni. Questo non va assolutamente bene. Parlano solamente le persone esperte, quelle che dicono la verità, citando lavori, citando esperienze, citando casistiche, citando risultati.
tutti gli altri non hanno diritto di parlare e non bisogna dare a loro alcuna voce. Io personalmente non ho pietà di nessuno, ve lo dico francamente. Buona giornata, ringraziamo tutti, arrivederci. Grazie, grazie ai ragazzi che hanno già sentito suonare la campanella, quindi ci vedremo al prossimo incontro. Noi ne avremo un altro il 26 di ottobre sulla responsabilità medica, però questa volta a Latina. Buona giornata, grazie per essere stati con noi.